Ah, amici di Twitch, buonasera. Buonasera a tutti. Come state? Come state? Tutto bene? Che si dice? Qua vedo già un po' di gente che... Ho visto già tre domande evidenziate, quindi bravi. Sapete che dovete evidenziare le domande che poi faremo. Non sappiamo se riusciamo a farle tutte, ma intanto il procedimento è quello, quindi bravissimi. Fatemi salutare i mod. Ciao Chiara, ciao Jackie, ciao Dopd. Fatemi salutare anche i VIP. Chi vedo connesso di VIP? Fanpage Man Under the Hood, grande. Manuel Spidey 061, ciao Manuel. Ciao Tommy, sempre sul pezzo 03. Ciao anche a tutti gli altri, vedo Geek, Gab, Davide, ciao a tutti. Oh, Ciccio Mora, grazie per l'abbonamento, caro. Allora, prima di iniziare subito con Gianluca, che noi ringraziamo fin da subito per la disponibilità e per essere qui, quindi grazie mille Gianluca. Allora, diciamo al volo, ciao Montimir, diciamo al volo i comandi così rapidissimi, non li trattiamo più, andiamo subito con Gianluca a divertirci. Allora, punto esclamativo Telegram per essere inseriti nel nostro canale ufficiale Telegram, dove in anteprima saprete gli eventi che ci coinvolgono, la programmazione settimanale, avrete momenti clip, momenti meme, noi vi prepariamo ai nostri ospiti. Ad esempio, per Gianluca oggi abbiamo messo una bellissima clip di Luis, tratta dal finale di Ant-Man, quando c'è tutto il suo discorso che spiega perché c'era la tipa, insomma, fighissimo. Poi, ed è gratuito soprattutto entrare nel canale Telegram, quindi iscrivetevi. Punto esclamativo sub per abbonarsi. Gli abbonati ci danno tanto supporto e hanno dei vantaggi che poi Andrea spiegherà. Però potete abbonarvi gratuitamente se avete Amazon Prime, oppure con pacchetti a pagamento da 5 euro in su, livello 1, livello 2, livello 3. Punto esclamativo ospite che vi rimanda ai social di Gianluca. Quindi avete Instagram, avete Facebook, avete il sito web, seguitelo ovunque perché è forte, molto forte. Punto esclamativo quote, questa è una cosa che abbiamo solo noi ed è molto figa. Vi pesca una frase storica all'interno del calderone delle frasi storiche dette o da noi o dai nostri ospiti. Giusto per citarne qualcuna, vedo che voi ne abusate e fate bene perché mi piace che vi piace. La passione è come una pesca succosa, più la mordi più ti viene voglia. Stefano Starna. Io ho un rapporto carnale col personaggio che doppio, è come se facessi l'amore con lui. Alessandro Sanguigni, oppure Orizzontalmente accessibile di Cigliano, oppure Un pezzo di storia al cinema italiano di Loris Lodd. Insomma, tante frasi carine che a voi piace che escano, quindi mi fa piacere. Ultimi, punto esclamativo website, sito web, punto esclamativo merch, merchandising, punto esclamativo Amazon, negozio Amazon Influencer. Vai Andrea, vantaggi per gli abbonati, ti do 30 secondi. Wow, allora, ovviamente gli abbonati possono farlo in via gratuita con l'abbonamento Amazon Prime al costo di 5, 10, 20, 25 euro, livello 1, 2 e 3. I vantaggi sono le emoticon personalizzate in chat, non vedere la pubblicità durante le dirette, quindi non vi perderete nemmeno un secondo, potete recuperare tutte le dirette che abbiamo fatto da qui a 2 mesi e soprattutto potete entrare nel gruppo Telegram. Il canale Telegram è gratuito e aperto a tutti, il gruppo invece è esclusivo per i nostri abbonati. Lì dentro si fa un po' di caciara fondamentalmente riguardo argomenti nerd, film, serie TV, costumi, ma anche argomenti di vario genere, e abbiamo degli ospiti, diciamo... d'eccezione tra quelli che abbiamo avuto anche in live con noi. Per esempio c'è Carlo Cosolo, c'è Lorenzo Crisci, a breve dovrebbero aggiungersi anche altri nostri ex ospiti, diciamo così. C'è Gerolo Malchieri, dovrebbero esserci altri, insomma c'è... Ovviamente noi non abbiamo obbligato nessuno, ci hanno chiesto che loro avevano piacere ad entrare e noi siamo contenti di accoglierli come membri abbonati ad Honorem, perché sono stati, diciamo, molto carini. Eccoci Gianluca. Ciao. Ciao, allora, sono zittissimo, bravissimo. Anche quando ti abbiamo ringraziato, hai fatto quel labiale che è bellissimo. Bellissimo. Faccio questo per vivere, mi appoggio sulle bocche delle persone. Quindi. Ci sta. Comunque sono contento di dirvi che non ci ho capito niente. Come? Di quello che fate. Oh beh. Allora è vero, è vera questa storia del boomer che ci dicevi a inizio live. Ma no, nel senso che troppe cose, troppi abbonamenti, troppe informazioni. Troppe informazioni, troppe informazioni. Troppe cose in troppo poco tempo. Esattamente, poi è sera sostante. Ci sta, ci sta.
Allora Gianluca, senti, noi iniziamo. Allora, non sappiamo dove andremo a parare con le nostre live, quello sempre, perché non abbiamo niente preparato, una scaletta. Ci abbiamo solo due costanti, che è la domanda iniziale e la domanda finale. La domanda iniziale è questa, può sembrare banale, però ti posso assicurare che abbiamo visto tuoi colleghi entrare in crisi più assoluta, ed è questa. Allora, io ti chiederei chi è Gianluca, non tanto dal punto di vista professionale, che poi sicuramente avremo modo di parlarne, quanto dal punto di vista di Gianluca stesso. Quindi, come ti vedi tu dal punto di vista tuo per quel che riguarda aspetti caratteriali, passioni, hobby e quant'altro? Prego, Gianluca. È marzulliana, però è una domanda a cui si può rispondere. Oddio, se mi guardo dall'esterno, io vedo sicuramente una persona felice. Una persona felice, una persona soddisfatta, una persona fortunata. Perché comunque ho fatto delle scelte nel corso della mia vita, in alcuni momenti un po' impopolari, ma ho seguito sempre un unico filone, la passione per le cose che amo. E mi ha portato a fare il lavoro dei miei sogni, perché era quello che avrei sempre voluto fare, pur studiando danza, canto, recitazione, musica. E il mio sogno era sempre quello di fare doppiaggio. E da quando la cosa si è concretizzata, cioè da 16 anni a questa parte, mi sono reputato una persona estremamente fortunata e felice, perché credo che vivere in maniera tranquilla la propria vita, facendo una cosa che ami, che ti permette anche di guadagnare sufficientemente bene, e andare tutti i giorni a fare qualcosa che ami, sia una delle più grandi ricchezze che tu possa trovare lungo il tuo cammino, diciamo, di uomo. E io tutti i giorni vado a lavorare felice di farlo, quando non lo faccio mi manca, magari non il giorno libero a settimana, però dopo due settimane di vacanza è tosta, la sala mi manca da impazzire, è un lavoro che amo follemente, quindi mi vedo come una persona fortunata. Sono una persona che vive con grandissima passione tutto, l'amicizia, l'amore incondizionato verso a volte troppe persone, e questo fa sì che io sia anche una persona che lo prende spesso, avete capito dove? E sono una persona molto generosa, questo sì, ma perché mi piace condividere la fortuna, ne ho avuta nella vita e quindi credo che condividerla sia una cosa molto bella. Mi piace tantissimo aiutare le persone e non a caso, poi ne parleremo, la Vive Production, che l'indirizzo che vi ho dato prima, è una società che è stata creata 2 mesi fa per aiutare i ragazzi che si avvicinano al mondo del doppiaggio. Quindi, pur non avendo mai il tempo di fare niente, perché il doppiaggio assorbe tutta la mia vita, abbiamo creato questa struttura. Quindi mi vedo così, come una persona molto passionale, molto generosa, ma anche molto fortunata, caparbia, tanto testardo nelle cose che mi piacciono, in senso positivo. Poi, come tante persone, ho una miriade di difetti, ma cerco di non farli mai pesare sulle persone che amo. Beh, ragazzi, bella presentazione, anche perché poi ero molto curioso, perché alcuni tuoi colleghi l'hanno fatta di un secondo, altri hanno parlato di 1 ora e un quarto. E no, sulla pesca subacquea, sì, ma su cose che non avremmo mai ipotizzato, infatti è stato particolare. Però bene, io... qualcuno mi dice che ha una buona, così dice, dote della sintesi, e questo fa di me una persona che manda un WhatsApp al massimo di 59 secondi, perché dopo un minuto lo chiamo disturbo della quiete privata, dopo 2 minuti molestia, dopo 3 minuti sequestro di persona. Quindi sei l'antitesi di Luis, l'esatto, sì, opposto, perché Luis parlerebbe a ruota libera per un giorno e mezzo. Nel numero 2, quando gli fanno il siero della verità, è geniale, non si ferma più. Fantastico. È vero. Quindi, riallacciandomi alla tua presentazione, hai detto che fai quello che ami, quindi non c'è un qualcosa, cioè se tu ti vedi... magari potessi scegliere qualsiasi cosa nella vita da far diventare il tuo lavoro. Cioè, noi abbiamo avuto esempi, ad esempio, noi abbiamo avuto 2 correnti di pensiero. Una che dice, io sono fortunato perché faccio la cosa che mi piace di più al mondo. Altri dicono, sì, mi piace tanto, però se avessi potuto scegliere una cosa nella vita, sarei voluto diventare
non so, ci hanno detto chitarrista, ci hanno detto scrittore, tante altre cose. Tu a quale corrente a quale corrente appartieni? No, assolutamente alla prima. Io volevo fare il doppiatore e faccio il doppiatore. Non credevo che avrei iniziato a dirigere in generale, e tantomeno quando qualcuno me lo ipotizzava dicevo: ma figurati, ma mai prima dei 50-60 anni. Invece è successo 3 anni e mezzo fa, e anche lì mi sto ritagliando una seconda parte, una seconda tipologia di carriera che mi dà enormi soddisfazioni, e tutto sempre sulla fiducia delle persone. Quindi no, io faccio quello che voglio fare, e magari l'avrei implementato. Cioè, io ho vissuto per 3, perché comunque non sono giovanissimo, ma ho fatto una miriade di cose. Ho iniziato a 9 anni con la didattica artistica, quindi sono stato in teatro, ho lavorato in radio, ho lavorato in televisione come inviato, conduttore, come autore di programmi, ho scritto 3 libri, ho scritto commedie teatrali, tutte fino adesso tranne una andate in scena, ho vissuto tanto e con tantissime soddisfazioni, ma faccio ciò che amo. Se le giornate fossero di 36 ore probabilmente troverei il tempo di occuparle, perché mi lamento sempre che non ho abbastanza tempo per me o per dormire, però se le aumentassero le ore le impegnerei, perché comunque mi piacerebbe prima o poi tornare in scena con la quinta commedia, che è ferma in un cassetto da anni. E mi piace molto spesso quando mi invitano ad andare a fare radio, anzi, o meglio, mi piacerebbe farlo di più, però ovviamente mi è anche arrivata un paio di volte la richiesta di andrebbe di ricominciare a fare un programma, però da mezzanotte alle 3 quando lo faccio. Quindi a meno che non facciamo una seconda versione del meraviglioso Talk Radio Voci nella Notte di Michele Plastino, è difficile poter fare un programma radiofonico. Mi sarebbe piaciuto tantissimo continuare con la televisione, quindi questo sì, un desiderio ce l'avrei. Se tu mi chiedessi cosa mi piacerebbe fare oltre al doppiaggio, perché io voglio fare doppiaggio, sì, fino all'ultima sillaba possibile che potrò emettere, e se dovessi smettere di parlare ma posso ancora dirigere, lo farò coi cartelli dando le indicazioni agli attori dal vetro. E mi piacerebbe prima o poi fare un po' di televisione come la facevo un tempo. Ok, quindi la TV. Sì. Sì, ma la TV intesa proprio come programmi, come talk, autore, inviato, presentatore, mi piace moltissimo, ho lavorato tanti anni come presentatore sia di eventi live che su programmi locali, ed era troppo divertente, quindi quello mi piacerebbe rifarlo un giorno. Non cito la musica perché fa parte della mia vita, canto da 27 anni con la stessa band, quindi adesso è un anno che non facciamo niente, però probabilmente il mese prossimo torniamo a suonare live in un locale di Roma. Grande, fighissimo. Bene. Fighissimo. E quando è iniziata la tua passione per questo settore? E soprattutto se c'è stato un momento della tua vita dove hai capito che di questa tua passione potevi farne un lavoro a tutti gli effetti, non solo in ambito del doppiaggio, perché tu fai tante cose, come hai detto, fai doppiaggio, hai fatto teatro, hai fatto televisione, canti, quindi... c'è stato un momento della tua vita dove hai detto: ok, io posso vivere di quello che amo? Allora, il momento in cui ho capito che avrei fatto probabilmente un lavoro artistico nella vita è successo prestissimo, quando intorno ai 9 anni e mezzo ho visto ballare Michael Jackson. Ah, e lì è stata la prima volta che ho deciso di ignorare tutti i tipi di sport e di hobby, perché volevo a tutti i costi fare danza. E un anno e mezzo dopo ho avuto delle conferme, avevo 11 anni, andai a vedere il Cyrano de Bergerac al teatro, in un teatro romano, mi pare il Sistina, con Gigi Proietti, mio cugino all'epoca era attivamente un attore teatrale, Roberto Raciti, sì, e lui era in scena con Gigi Proietti, e lo andai a vedere. Alla fine dello spettacolo lui mi portò da Gigi Proietti, ci furono questi 5 minuti di chiacchierata, e da lì mi innamorai perdutamente anche dell'aspetto recitativo, che infatti l'anno dopo chiesi a mia madre se potevo inserire insieme anche alla danza, alla recitazione, poi a seguire il canto. In quell'età lì ho avuto la certezza che avrei voluto fare un lavoro artistico, però la certezza di riuscire a vivere di questo ce l'ho avuta molto molto più tardi. Sapevo che ce l'avrei fatta, perché so, te l'ho detto, ve l'ho detto prima fuori onda, sono una persona estremamente caparbia, però la certezza ce l'ho avuta intorno ai 30 anni, quando
ancora la mattina andavo tutti i giorni in pizzeria a spaccarmi la schiena e a bruciarmi le braccia, e però poi scappavo la sera per andare a cantare, fare l'inviato, lavorare e fare la gavetta, quella vera, anche gratuitamente. E poi mi sono avvicinato al doppiaggio, che da anni sognavo ma che mi era stato detto inarrivabile. Mi avevano fatto il famoso discorso della casta, che poi tra altre cose non è così, non esiste, non è vero che c'è una casta nel doppiaggio. Il talento dall'esterno viene preso, e ben volentieri se c'è. E a me il doppiaggio mi ha accolto a braccio aperte un po' dappertutto, quindi non mi sentirete mai dire niente di diverso. E però ci sono arrivato all'improvviso guardando un film, un TV movie, un biopic su Frank Sinatra. Ho letto che i dialoghi l'aveva fatti un mio amico, Antonello Ponzio, l'ho chiamato, un mio amico di scuola, gli ho detto come si poteva fare per cominciare, se era veramente così impossibile. Lui mi ha detto no. Ho detto di sicuro devi andare a fare un corso di dizione, perché parlavo peggio di Francesco Totti. E io per il capitano, cioè... C'è solo un capitano, ragazzi. Sono malato per capitano, è il mio secondo amore. Come te capisco. Però parlavo peggio di lui. Peggio di lui inizio carriera. Quindi ho fatto un corso di dizione di 3 mesi misto a un corso di tecnica del doppiaggio, e lì tutti dicevano che sembravo un po' uno che era nato per fare questo. Lo dicevano gli altri, io non avevo la percezione. Fatto il corso, questo mio amico mi ha consigliato di seguire Silvia Pepitoni, che è stato il primo mentore che ho avuto, che mi ha portato in sala con lei per 3 mesi, e quando gli ho chiesto un ascolto voce, perché è quello che si fa quando sei un esterno, abbiamo fatto questo ascolto voce e lei mi ha detto sei nato per fare questo. Ha detto quindi io fossi in te mi prenderei un'aspettativa dal negozio dei miei genitori, che all'epoca era diventato per la prima volta mio insieme ai miei fratelli. Non ci ho più messo piede, dopo 6 mesi gli ho regalato le quote ai miei fratelli e sono... Io ho capito, sì, lì ho capito che potevo vivere di questo, perché comunque chiunque mi ascoltava mi richiamava. Ho fatto il mio bel percorso con il brusio, però è andato tutto molto veloce e i ruoli sono arrivati quasi subito, quindi lì l'ho capito. A 30 anni, ho avuto 31, la certezza che avrei potuto vivere facendo soltanto ciò che amavo. Bello anche perché c'è il nome di Silvia Pepitoni che è molto ricorrente, nel senso abbiamo avuto Virginia Brunetti qui in live. Esatto, e ci ha parlato poi della sua scuola, di come la mamma comunque senta tutti, no? In quanto direttrice di doppiaggio, e poi anche Alessandro Sanguigni, se non sbaglio, sì, ci ha parlato molto bene di lei. Sì, quindi sì. Anche tu, insomma, Silvia, ti unisci al Silvia coro. Un po' perché ha la scuola e un po' perché ha questa predisposizione, lancia sempre molte persone. Io non sono stato un suo allievo, ma forse sono riuscito ad avere anche di più, perché all'epoca scuole ce n'erano pochissime e lei proprio mi ha tenuto 3 mesi lì, mi spiegava molto bene le cose. Lei ha creato la mia figura, che poi è stata perfezionata, perché mi ha portato dopo 6 mesi in una società, Studio M, con cui ho stretto un legame molto forte e con cui ho fatto i primi protagonisti, lavorando tantissimo per essere uno che aveva appena iniziato. Quindi io ho cominciato che praticamente nasceva Stream e da Controaltare Telepiù diventava Sky, ed erano costretti a lanciare botto di roba da doppiare rispetto a quanta richiesta c'era in quel momento di doppiaggio dall'esterno. Quindi mi sono ritrovato con tantissimo lavoro. Stare tanto a leggio ha fatto sì che poi, quando io andavo a chiedere un ascolto voce, ero estremamente pronto al di là del talento, e questo ha favorito moltissimo. Oggi fare come ho fatto, a me è successo una volta in maniera allucinante che feci 36 ascolti voce in un mese. Oggi per fare 36 ascolti voce ci metti un anno. Quindi c'è stata questa grande differenza, e Silvia si è fermata a un certo punto, perché abbiamo preso strade diverse, e mi ha detto adesso vai per la tua strada, però se hai bisogno mi scrivi, mi chiami, mi chiedi se quel direttore è il caso che ti ascolti, se è troppo presto, se devi andare subito. Io ho seguito tutti i suoi consigli e il suo percorso è stato completato da Massimiliano Alto, che mi ha dato tantissime possibilità e che ringrazierò sempre, e da Fabrizio Pucci. Fabrizio Pucci ha fatto di me un doppiatore completo.
lui sarà per me sempre punto di riferimento, perché lavoriamo insieme forse anche con lui una volta l'anno. Anzi, se mi senti, Fabrizio, ricorda, cioè, sei il mio mentor. No, però battute a parte, spoiler sui futuri ospiti. Fantastico. No, 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 Fabrizio, poi Fabrizio è un altro che scopre un sacco di talenti, e lui mi ha dato, mi si è, cioè lui si è messo proprio lì e mi ha spiegato tutte le più piccole sfumature per far sì che io diventassi un doppiatore vero, se così si può, mi si può definire. Poi però da lì il percorso è stato meraviglioso, ho avuto tanti maestri lungo la mia strada, mi viene in mente Alessandro Rossi, mi viene in mente Marco Guadagno, mi viene in mente Mario Cordova, che meno di, saranno stati 2 anni fa, io ho fatto un film meraviglioso con Mario da protagonista praticamente assoluto, perché era voce fuori campo, voce in diretta, parlava sempre questo, stavo in tutti gli anelli, quindi un film ad altre cose molto molto bello, si chiama L'incredibile viaggio del Fachiro. È una commedia deliziosa, e Mario mi ha spiegato delle cose che io dopo 14 anni ancora non sapevo. Un attacco fuori campo morbido, che effetto può dare all'utente che sta davanti alla televisione e vede il film, e mi ha cambiato la vita anche lui, perché dopo 14 anni ho scoperto questo tipo di attacco fuori campo che non conoscevo, molto morbido, che adesso utilizzo sempre e che trasmetto ai ragazzi che dirigo ogni tanto quando si trovano nella stessa situazione. Quindi è un mestiere meraviglioso, dove le persone che hanno voglia di trasmetterti qualcosa lo possono fare tranquillamente anche quando c'è 60 anni di carriera alle spalle. È molto bello quello che dici, Gianluca, è molto bella la testimonianza che porti e quello anche che fai per diciamo i giovani, perché abbiamo avuto delle anche in privato molte persone che vorrebbero fare questo mestiere ma che trovano difficoltà nell'entrare, difficoltà nel farsi sentire, difficoltà nel seguire un percorso che poi li possa portare a intraprendere questo sogno. Invece questa speranza che dai è bella, è molto bella, e può servire anche da carburante per superare questo periodo che ovviamente è stato poi enfatizzato dal Covid. Guarda, l'ultimo anno e mezzo esce proprio fuori da ogni tipo di schema. Cioè, io ho detto, probabilmente molta gente che aveva iniziato a singhiozzo mollerà, ma perché automaticamente per i protocolli non si possono più fare ascolti voce, non si può più organizzare un provino, perché devi essere convocato al turno per poter accedere allo stabilimento. Automaticamente, e adesso i turni sono anche un po' più complicati, perché prima tu potevi avere 5 persone alle G e ottimizzare il turno come ti pare, adesso 5 persone vengono in 5 orari diversi, si steccano mezz'ora di turno a testa, si igienizza tra un attore e l'altro, automaticamente non avanzano mai quei 10-15 minuti che il direttore chiede al fonico se gli va di ascoltare uno o due ragazzi. Okay. E oltretutto non si può fare per legge. Io mi ricordo che spero tantissimo che a settembre tutto torni alla normalità, però Covid a parte, che è una situazione totalmente eccezionale, straordinaria, il lavoro c'è, non è facile. Leviamoci dalla testa l'idea, ovviamente non parlo di voi che siete appassionati e che avrete avuto tante testimonianze, ma per chi ci ascolta, fare doppiaggio non è facile. Cioè, certo. Fare doppiaggio alla stregua del fare cinema, fare teatro o fare televisione è un lavoro difficile, devi essere bravo nel farlo, cioè non basta approssimazione, non ci si improvvisa doppiatori, c'è una tecnica di base che va conosciuta profondamente, c'è un'addizione che deve essere perfetta e che è il primo aspetto, è l'aspetto primario per poter fare doppiaggio. Se uno ti chiede quali sono le caratteristiche, A, addizione, B, tecnica, C, recitazione. Non perché la recitazione sia meno importante, ma tu puoi essere l'attore più grande del mondo, ma se parli di merda, scusate ragazzi, non lo puoi fare a doppiaggio. Se parli con la cadenza, se parli in dialetto, se parli male, non lo puoi fare a doppiaggio. Puoi essere anche il più grande attore del mondo. Quindi, dizione al primo posto. La tecnica è una cosa che acquisisci. Non ti dico che è come andare in bicicletta, ma è una cosa che dai, insomma, la impari. Sì. E la recitazione, ovviamente elemento fondamentale, ti serve per distinguerti. Il problema di tantissime scuole che oggi lanciano ragazzi nella mischia ancora non pronti, e io ne sento tutti, tanti, tutti uguali, sono tutti identici, non c'hanno quasi niente
più degli altri, mentre invece all'epoca, quando io andavo in giro a fare i provini, e non credo che questo sia cambiato, un grandissimo direttore con cui lavoro tanto e che stimo da morire, che è Simone Mori, oltre ad essere un amico, Simone mi disse: quando io sento qualcuno per ascoltarlo, nuova voce, non mi aspetto che faccia Cameriere 2 o Poliziotto 4 o Rutto 6. Cioè, mi aspetto che il doppiatore che va al giro sia in grado di fare un personaggio. Poi c'è un inizio che vale per tutti, fisiologico, ma tu devi essere in grado di fare doppiaggio sin dal primo giorno in cui ti proponi per poter lavorare. Quindi non è una cosa semplice e c'è molta approssimazione in questa fase qua. Per fortuna poi ogni tanto c'è quel talento che esce fuori. E che la gente si prende volentieri, esempi ce ne stanno tanti anche nell'ultimo anno e mezzo di persone che sono uscite all'improvviso. E a me che piace tantissimo ascoltare i ragazzi, ne ho ascoltati più di 80 in 3 anni, non so se è un record, ma poco ci manca, perché mi metto ancora nei loro panni, io ho cominciato come loro. Ne ho scoperti almeno, no, almeno purtroppo soltanto 5 o 6 sopra tutti gli altri, e infatti stanno lavorando regolarmente, sono molto molto bravi. E continua a lavorare ovviamente anche con me. Ok, Diciamo che il Andrea, ruolo Rutto 6 è quello il più rotto 6, sì, bandito. ma sì. Io Aspetta, sto morendo, non arrivo 3 minuti che sto Non ho capito. Ah, Rutto Dicevo, 6? il ruolo Rutto 6 è quello un po' più ambito per l'ingresso, diciamo. Guardate, vi do una chicca. A parte che se andate voi se girate un po' sulla pagina dei Timeless, che sarebbe la pagina ufficialmente della mia band, però si chiama Timeless Gianluca, ci trovate molte delle cose che succedono anche nella mia vita di doppiatore, e ci trovate anche le mie cazzate, che sono le canzoni che io scrivo, le parodie sul doppiaggio, ispirate a canzoni molto famose, cambiando il testo, e le faccio in genere con i Timeless in occasione del gala del doppiaggio di Romix, quello presentato da Perla Liberatori. E in pratica ce l'ho messo anche, cioè doppierei tutto anche un rutto, cioè io, è una cosa che mi ritorna molto molto spesso. Però vi do una chicca: l'altro ieri, tanto non si offende Pasquale, come me sono sicuro, l'altro ieri stavo dirigendo Pasquale Anselmo in una serie che stiamo doppiando in questo periodo, che si chiama Bless This Mess, ma non so con quale titolo uscirà. E Pasquale fa un attore che ha già doppiato altre volte, si diverte tantissimo, è una commedia. A un certo punto questo attore nella scena ha un attacco di panico e alla domanda "tu hai un problema emotivo?" lui esordisce con un rutto perché gli sta venendo da vomitare al solo pensiero di avere un problema emotivo, a quest'uomo molto forte apparentemente. E il rutto era collegato a un verso e a una battuta, quindi non si poteva prendere da originale. Pasquale lì per lì l'aveva interpretato come un O, e invece era proprio un bel rutto di cuore. Mi fa: Gianlu, come faccio? Perché io il rutto a comando non lo so fare. Ci penso io. Stavo in sala e il fonico mi fa: Gianlu, ma lo vuoi fare a vuoto? No, 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 manda, manda, ho preso la codifica, lo faccio a sync. L'ho fatto uno e Pasquale è svenuto perché stava morendo lì dalle risate, e gli faccio: fa, però aspetta Pasquale, non era bello, ne serve uno un po' più grasso. E mi fa c'hai anche la tipologia di rutto a comando? Certo, quello da Coca-Cola, c'ho quello normale. Mi fa: ma quindi canti pure e parli con i rutti? No, non faccio quel tipo di cose, ma il rutto in sé lo faccio bene. Io ne ho fatto un altro, ci ha messo 5 minuti a riprendersi. E gli ho anche raccontato che anni fa, quando io avevo appena iniziato, assistevo a dei turni, avevo già iniziato a lavorare, però continuavo ad assistere perché è una cosa che, quando si poteva fare, aiutava tantissimo. E io andavo ad assistere a dei turni di Perla Liberatori, che è la mia ex moglie, in una serie che non mi ricordo il titolo, una serie tedesca, non so perché ho questo vuoto, lo raccontavo anche a Pasquale, e c'era questa attrice, questo personaggio tanto carino, fantasioso, che volava sempre con la fantasia, però ogni tanto gli veniva da ruttà. In questo era molto maschio. E all'epoca non c'era la colonna musica effetti a cui attingere, quindi dovevi doppiare tutto, anche un rutto. E Perla non ci riusciva. Una sera stavo lì, gli ho fatto: ma se vuoi te lo faccio io al volo, stavo assistendo al turno. E avevo appena fatto il provino, mi ero fatto ascoltare da Stefanella Marrama, la direttrice di questa serie. Faccio questo rutto di Perla, tutto bene, ok, a posto, ruttino piccolino, educato, chiamiamolo rutto educato. In pratica mi chiamano al turno, cioè Stefanella Marrama mi chiama al turno per i cavoli miei come attore, e mi fa trovare le mie righe sul piano più
gli anelli di Rutti di Perla. E quindi io per tutte le stagioni avevo le mie battute e i Rutti di Perla da fare. Avevo la mia colonna Rutti da fare al posto di Perla. Raga, chi l'avrebbe detto questa skill? Io neanche so fare i Rutti finti, ma... No, tu però no, raga, non me lo chiedete, non me lo chiedete no, durante ma... il programma, cioè, ma... televisione sì. Ah, ok, io stavo per dirti, ma puoi farci un Rutto invece? Frase storica, Rutto. Sì. Adesso, no, adesso... frase storica, dovevi bloccare tutto. Rutto numero... No, pure Rutto numero 6 come frase storica, mettiamola così, frase storica senza contesto, Rutto numero 6. Gianluca Crisanti. Cioè, così la gente che... Io sono stata 3 minuti che stavo per esplodere dal ridere. Fantastico, io la sto inserendo, la frase storica numero 77. Rutto 6. Rutto numero 6, Rutto... Ma è tipo, tipo le marce di, non so, di Mozart, così, no? I brani. Rutto numero 6. Ma Rutto numero 6 lo metto con l'asterisco, lo scrivo proprio numero 6, cioè... È la mia sinfonia, sì. Con l'asterisco, forse. No, Rutto 6, Rutto 6, perché su tu sul copione... Ah, ok. Rutto... Leggi, ne so, agente 3, donna 4... Rutto 6. Okay. Rutto staccato 6 al numero. Perfetto, okay. Rutto staccato sa numero, hai la tua frase storica numero 77, Gianluca, Rutto 6. E volevo un attimo entrare in attimo a gamba tesa per dire che Matteo Salvemini ti manda un abbraccio. Ciao Teo! Ciao, no, lo salutiamo anche noi, dai, che figura ci facciamo, Andrea? No, cioè... no, no beh, era per dire, il suo saluto era rivolto verso ovviamente Gianluca. Certo, certo. Matteo ormai ha superato lo scoglio di fan, è diventato amico. Ci sentiamo tramite social spesso, è molto amico mio e di Davide Lepore, me l'ha fatto conoscere Davide. Conosco anche, ovviamente a distanza, la mamma, perché Teo è in Puglia, se non ricordo male. E una volta mi ha chiesto anche una canzone da fare con i Timeless e l'abbiamo montata. No, Teo è un amico. Figo, figo. No, no, qua in chat stanno facendo Rutto out, Rutto mi ci butto. No, vabbè, ora vogliamo il Rutto in diretta. Cioè, guarda che ha scatenato. È vero, il Rutto in diretta. Il Rutto è il futuro del doppiaggio. No, ma il doppiaggio del Rutto è il top, cioè, fantastico. Ma seriamente? Ma no. Devo fare il Rutto? No, dai. No, no. Io lo chiedo, come io vuoi, lo chiedo. Allora, come vuoi. Ah, cioè, scusa. Tra tre uomini, Lorna sei l'unica che chiede il Rutto? Cioè, dai. Ma lei stava morendo. Ma ragazzi, ma diciamo la verità, Lorna è la professionista del Rutto. Cioè, in pre-live noi stiamo a parlare di cose e si sente... ma chi è stato, Lorna? Cioè, Però i miei sono tutti genuini, nel senso che non riesco a fingerli. Quindi sono Rutti onesti, diciamo. Capito? Ma non è un Rutto il tuo, Never. È un'eruzione vulcanica. Grazie, sono grandi. Diciamo, è tutto l'opposto del Rutto elegante che dicevi prima. Sì, esatto. Devo dire, in effetti. Ripeto, ne esistono varie tipologie e ne posso fare di tutti i modi, raccomando, però... Fantastico, quindi possiamo anche scegliere la tipologia. Cioè, ragazzi, c'è il Rutto post pranzo, il Rutto post pasto, il Rutto, non so, da il birra. Il Rutto Coca-Cola, che è quello un po' più lungo, con le bollicine. L'arte del Rutto. Ma sai perché mi diverte questa? Perché adesso Lorna sta ridendo, tra poco le si spezzerà il cuore, perché io so già che cosa vuole chiedere e so già che gli si spezzerà il lei si spezzerà il cuore, quindi non mi si potrà mai spezzare al livello a cui me l'ha spezzato a livello Lepore. Che cosa ha fatto quel bastardo di Lepore? Adesso ci arriveremo. Allora, Lorna, io lascerei una domanda a testa, una per Lorna, una per Andrea, e poi andiamo alla chat perché ci sono un botto di domande, quindi... Ok, quindi la mia domanda è obbligatoriamente cioè questa adesso, perché... Allora, ti spiego. Lepore ha doppiato il mio personaggio preferito nella mia serie d'infanzia, ok? E quando gli chiesi, ma per caso, allora, com'è stato lavorare a quel bellissimo anime di qua, di là, il mio personaggio preferito, che bello? Non se lo ricordo, cioè proprio aveva completamente proprio rimosso tutta la serie, rimosso il personaggio, gli feci vedere la sua scena con il personaggio, niente, cioè proprio era andato. E ti dirò di più, attenzione perché sta arrivando la mia domanda, anche tu hai lavorato a quell'anime. Sì, ma non so se hai visto i capelli di Davide Lepore, insomma. Sì, infatti l'ho perdonato. Due secoli fa, quando hai doppiato quella cosa...
ci ho quindi... lavorato pure io. Secondo me Gianluca è talmente sconosciuta che manco te conosci. Però vabbè, sta arrivando. Allora, la serie in questione è Mega Man Anti Warrior e tu hai doppiato Mr. Famous. Di la verità, sii sincero, lo vedo che c'ha una faccia come per di me coglioni. Secondo me starà pensando, non ne ho la più pallida. Come posso uscirne ora? No, guarda, sono sincero. Se mi fai vedere una foto, forse arriviamo da qualche parte. Aspetta. Un attimo. No, perché il titolo mi dice qualcosa e qualcosa mi dice anche il nome del personaggio. Ma se adesso tu mi chiedi di che parla sta serie, ma potrei dire guarda, tranquillo, è la colonna. Mega Man Anti Warrior. E questo è il tuo personaggio, Mr. Famous. Secondo me la conosce solo Lorna e un altro paio di persone. Aspetta, troviamo il protagonista, magari. Beh, lui ha doppiato un altro personaggio, gli fai vedere il protagonista. Aspetta. Ha parlato con il protagonista raga, 300 volte. Allora, o Gianluca sta pensando se è frizzato. Cioè, ecco, infatti. Sai. Oh no. Eccolo, lo facciamo entrare. Ha ribussato, ma adesso rientra Gianluca. Che sfiga, che perseguita fatto... Mega Man Anti Warrior! Raga, non facciamo più fa domande a Lorna, perché poi succede questo, che gli ospiti se ne vanno. Hai fatto scappare Gianluca. Cioè, Gianluca, eccoci. Bentornato. Di qualcosa, perché già stanno dicendo che ti ho fatto Gianluca scappare. Ti ha fatto scappare, la cacciamo via Lorna. No, Lorna si è bloccato tutto nel momento in cui hai fatto vedere la foto di Mr. Famous. Lorna out. Questo ti dovrebbe dire qualcosa. No, io mi rifiuto di ascoltare le voci del destino, le voci dei fatti e così via. Troverò qualcuno che si ricorda questa serie, vedrete. Nessuno. Anzi, no, nessunino se l'è ricordata. Ma manco gli ha disegnato, la ricorda. Ma levati, e comunque l'ha disegnata Ryo Takamizaki. Menti Warrior Mr. Fan. Guarda, questi sono i protagonisti. Vabbè, ma non gliene frega niente a nessuno, Lorna. Ma perché ti piace sta cosa? Era la mia serie quando ero bambina, era tipo, sai, no? Tipo la prima grande, il primo grande amore fra i cartoni, era proprio questo. Ma vediti Pingu, cioè... Sì, ma io ho iniziato 16 anni fa. Sì. Primi personaggi dopo un annetto, mettiamo caso che fosse una cosa che ho fatto agli albori, parliamo dei 15. Quanti anni hai? 18? Questa è una domanda molto scomoda da fare allora. No, perché non hai capito se quella lì con due ragazzini piccoli così, con titolo così astruso, è la sua serie preferita, ci dava tipo 5 anni, 5 più 15. No, Mega Man, oddio, quando è uscito Mega Man? Non lo so, forse nel 2000 all'incirca. Aspetta, te lo dico subito, lo cerco di qua. Siamo nel 2021. 2002 è uscito. Ma non è possibile, regà, scusate, allora c'è qualcosa che lotta contro di me. Io ho iniziato... No, non è detto che... sono 3 stagioni. No, allora, c'è da dire una cosa. Probabilmente io sono arrivato nell'ultima stagione. Se sì, è stato, se è uscito in Italia... Guarda quando è uscito in Italia. Ah, è vero, perché in Italia magari è uscito... Sì, perché io mi ricordo... Ah, in Italia la prima è uscita nel 2005, ma sono 3 stagioni... E io ho iniziato nel 2005, se no non era impossibile. Ah, quindi sarà stato uno dei tuoi primi personaggi. Infatti mi sa che me lo so scordato. E tu gli vuoi chiedere di ricordarsi uno dei primi personaggi che ha fatto? Ma i primi personaggi dovrebbero essere i più vicini al cuore. Lorna, sei blastata ovunque, cioè accetta la realtà, non la conosce nessuno sta cacca. Vissolino se la ricordava. Vabbè, ma... magari Alessio fa solo quello. No, non è vero. ma magari te l'ha detto per carineria. Tipo come quando ti saluta uno a caso per strada, no? E ti saluta però come se foste amici da una vita. E tu non gli vuoi di chi sei. Cioè, nel senso, stai lì, gli tieni il gioco e fai, ah sì, ciao, come va? Che racconti? Ah, tutto a posto. Poi non ti ricordi niente. Gianluca. Io a volte faccio finta di non avere gli occhiali, così almeno. Scusa, non... però da vicino ci vedi e non c'è mancato. Gianluca, possiamo dire come Davide ha detto: io ho doppiato i Digimon, ma se becco un Digimon per strada lo investo. Tu dici: ho doppiato Mega Man, ma se becco Mega Man per strada lo investo. No, io ti dico che doppio ancora oggi Rainbow Ruby e se becco il sindaco Ling Ling per la strada lo prendo a calcio nel culo. Beh, mi sembra giusto.
doppiare Ruby Arcobaleno dà lo stesso effetto che doppiare tipo i Teletubbies, cioè ti che voglia diventi un serial killer ogni puntata che passa, perché tu immagina, io andai a fare ero in un bruttissimo periodo, ero appena separato, quello che ci dicevamo prima, mia madre non stava bene e i miei fratelli avevano dei problemi, era proprio un brutto, brutto periodo della mia vita, e in genere mi hanno insegnato i grandi maestri con cui ho lavorato a lasciare tutto fuori dalla sala. Sì. Quando cominci a lavorare tanto, quei problemi te li porti anche in sala e cerchi di staccare quando la luce è rossa e dimenticarteli. Quel periodo era veramente difficile, la mia testa stava sempre molto preoccupata fuori dal doppiaggio. E mi chiamano a fare una giornata intera, 6 ore di fila del sindaco Ling Ling di Ruby Arcobaleno. Nel paese di Ruby Arcobaleno, cioè, il problema più grosso che c'è è che il sindaco Ling Ling abbia perso gli occhiali o che sia finita l'acqua nella fontana Arcobaleno. E io con questa voce devo fare tutto il tempo il sindaco Ling Ling, un elefantino di pezza con gli occhiali da vista. E io gli ho detto a Anton Giulio, a Giugi Castagna, al direttore, gli ho detto: senti, o facciamo pausa ogni episodio e ci fumiamo una sigaretta, oppure io stasera inizio a drogarmi, se no nella migliore delle ipotesi ammazzo qualcuno. Che ogni volta che stacchi dal rosso ripensi a tutti i problemi, poi appena ricominci a incidere: ciao Ruby Arcobaleno, che cosa ci fai qui anche oggi? Hai perso il monopattino? E poi tutte le puntate a sfregio finiscono nello stesso modo, cioè con la canzoncina di tutti i protagonisti che fanno Thank you Rainbow Ruby. Oddio, è come una sorta di, non so, un limbo da cui non riesce a uscire. Esattamente, siamo già arrivati a 90 puntate. A un certo punto l'avevano interrotta dopo 2 anni. Gianluca, sei contento? Ma dai, quante ne sono arrivate? 42. Che bello. Andrea, la tua domanda. Vai, passiamo, stendiamo il velo pietoso sull'Orna. Sì, perché... Mega Menenti Warrior, sì, purtroppo. Allora, questa domanda... questa domanda in realtà è di, penso, estremo interesse per tutta la parte di pubblico che ci segue, che è interessata al mondo del doppiaggio. Tu ci dicevi prima, anche un po' in pre-live, che hai anticipato un po' durante la presentazione, che hai avviato un progetto che si chiama Viv Production. Ed è, diciamo, un buon modo, Davide Lebore ce l'ha descritta come una buona palestra, un buon modo per fare palestra, per avvicinarsi o per perfezionarsi all'interno del mondo del doppiaggio. Ah, siccome ci sono veramente molti ragazzi che ci seguono, non solo adolescenti, proprio persone che ci seguono, che sono interessate a questo mondo e avvicinarsi a questo mondo qui, potresti parlarci un attimino un po' più nel dettaglio appunto di Viv, cosa fate, insomma, molto nello specifico? Allora, Davide, no, ringrazio, non lo sapevo, insomma, Davide che ne ha parlato. Davide, oltre a essere uno dei miei migliori amici, è anche un nostro collaboratore molto stretto, ha già fatto diverse collaborazioni con noi e ne farà ancora. La Viv Production nasce dall'idea mia, di Pietro Ramacciato, Claudio Marsicola e Alessio Cezza, che sono 3 giovani doppiatori di 3 età completamente diverse, ma che per prima cosa sono miei amici, sono la mia comitiva. E il bello è che ci siamo conosciuti attraverso le sale e siamo diventati prima amici, poi abbiamo iniziato a lavorare insieme e poi ci siamo trasformati in una specie di piccola famiglia. E insieme abbiamo avuto questa idea, cioè volevamo creare un posto che potesse aiutare le persone come loro, innanzitutto, che sono all'inizio della carriera, si affacciano al doppiaggio, hanno fatto chi uno, chi due, chi tre corsi di doppiaggio e hanno delle difficoltà oggettive nell'iniziare a lavorare. Non è semplice, poi sotto Covid ancora di più. Abbiamo fatto un piccolo sforzo, nel momento in cui tutti stavano chiudendo le attività, noi abbiamo provato a lanciarci questa cosa, perché avevamo trovato il posto giusto, che sono gli ex studi di una società storica che si chiama Angry Services, è una struttura che ci piaceva moltissimo, con 2 sale di doppiaggio bellissime, fatte da Christian e Marco Comba, che io ringrazierò sempre, in un posto molto bello, in un appartamento sito al primo piano, quindi anche particolare, non è di quelli sottoterra, c'è una bellissima finestra, ci sono queste 2 sale stupende, e abbiamo ristrutturato tutti gli ambienti, a parte le sale che erano già fatte, e abbiamo creato un centro polifunzionale dedicato al doppiaggio e non solo. Abbiamo un'aula didattica che è stata chiamata Sex Education, perché... oltre a essere io il direttore di Sex Education, loro hanno partecipato tutti e 3, almeno nel brusio, o addirittura Claudio
e Alessio anche in un ruolo, perché Claudio Marsicola, il mio socio, è Isaac, che è uno dei personaggi più odiati della televisione da un anno a questa parte, invece Alessio fa Dex. E, in pratica quella è un'aula didattica, è partito il primo corso di adattamento un mese e mezzo fa, sta andando molto bene, che dura 3 mesi, è un corso molto intenso. Questo è il punto, quando facciamo degli stage tutto è molto compresso, perché vengono da noi persone che si sono già avvicinate a questo mondo e noi siamo dell'idea che qualunque cosa tu proponi a livello didattico non debba obbligatoriamente costringere i ragazzi a stare 1 o 2 anni dentro un posto. Ci sono scuole che durano 2, 3, 4 anni. Io dico sempre, neanche l'anonima sarda ti teneva 3, 4 anni sequestrato, perché parlo per fare doppiaggio. E quindi abbiamo creato questa aula didattica, ok, quello è anche un piccolo set per i self-tape, tra poco ci monteranno, speriamo prima possibile, anche il green screen, il bianco e il nero, per fare anche piccole riprese televisive, piccoli programmi autoprodotti, e così magari ricomincio a fare televisione, visto che ve l'ho detto. Ma soprattutto abbiamo creato la Dub Gym, che è la prima palestra di doppiaggio della capitale, una sala professionale a tutti gli effetti, con fonico e materiali sempre a disposizione. La gente si iscrive esattamente come quando ti iscrivi in palestra per fare pesi, qui ti iscrivi per fare doppiaggio, puoi venire fino a 3 volte a settimana, con slot da 1 ora, ti alleni, non c'è un direttore, c'è un fonico, una persona che ha un orecchio discreto, ma fondamentalmente non è un direttore. Vieni per allenarti, perché magari hai fatto dei corsi, stai iniziando a lavorare, però fai magari un turno a settimana o 3 turni al mese, vieni là e ti tieni in allenamento, quindi diventi sempre più self-confident con il leggio, hai modo di migliorarti, di scoprire cose in più di te. C'è anche il rischio che tu accentui dei difetti, però diciamo che se sai quello che stai facendo ti puoi tenere molto più in allenamento facendolo non nel salone di casa, ma in una sala professionale. Abbiamo installato un plugin sul computer che permette ai ragazzi alla fine di ogni sessione con una pennetta di portarsi via le scene mixate al volo e messe a sync, così possono, col video ovviamente, possono rivedersele poi a casa per capire come hanno lavorato, a mente fredda riescono a rivedersi. E questa è la Dub Gym, è aperta 7 giorni su 7, da lunedì a domenica. Non dico H24 perché sennò saremmo dei pazzi, però insomma è aperta tutto il giorno, e ora che il Covid ci sta dando delle possibilità in più, speriamo anche di poter allungare anche la sera l'orario da settembre. E poi abbiamo un'altra sala grande che tra altre cose, la Dub Gym è intitolata ad Andrea Quartana, che era un mio carissimo amico e un ragazzo che è scomparso 10 anni fa, tra pochissimo ricorre l'anniversario, ed era proprio l'emblema del ragazzo giovane che si affaccia al mondo del doppiaggio dal nulla e sta riuscendo a fare delle cose importanti, e purtroppo poi a 27 anni ce l'hanno portato via in un incidente stradale. E Andrea e la sua famiglia sono ancora oggi nel mio cuore, ci sentiamo spesso sia con i fratelli che con la mamma, e gli ho chiesto l'autorizzazione per intitolarli questa sala ed erano estremamente emozionati e li ringrazio per l'ennesima volta. E invece la sala blu, la sala grande, il nostro fiore all'occhiello, che è una sala theatrical dove si può incidere qualsiasi tipo di prodotto, anche il cinema, è una sala molto molto bella e anche abbastanza grande per poter ospitare persone sia in regia che all'interno della sala, ed è stata intitolata a Roberto Draghetti. Stesso principio, la sala Draghetti è stato chiesto il permesso ad Alessandra Grado, la moglie, e quando ce l'ha detto, diciamo, mi sono messo anche un po' a piangere. Perché insomma Roberto è il vuoto più grande, secondo me, che ad oggi lascia il doppiaggio sotto tutti i punti di vista. E quando è successo un anno fa è stato un colpo terrificante. Io, come tantissimi altri colleghi miei, credo quasi tutti, non riusciamo ancora a superare a distanza di 1 anno. E quindi siamo molto contenti. E lì invece organizziamo le masterclass, 2 volte al mese vengono dei direttori con dei principi di un certo tipo, cioè mente aperta, della predisposizione verso i ragazzi, verso le voci nuove di qualunque età, che abbiano tanto lavoro, che dirigano a tempo pieno e che quindi abbiano voglia di sperimentare voci nuove e di trasmettere ancora qualcosa. Abbiamo trovato questa formula dei 60 minuti in esclusiva, che è una mini lezione privata praticamente, che un ragazzo o che una persona può vivere o come una mini lezione privata o come un lungo provino. Perché un ascolto voce dura 10 minuti, in 60 minuti hai modo di entrare in empatia col direttore, fare 3-4 scene diverse, farti sentire su più prodotti,
E al momento, in questi primi due mesi, siamo molto orgogliosi. Abbiamo avuto Davide Lepore come prima masterclass, poi Rossella Cerbo, poi Francesco Venditti, e il prossimo sarò io. Tocca a me dall'1 all'11 luglio, la masterclass la faccio io. Tra altre cose, essendo giugno e luglio, essendo i primi di luglio, anche con gli sconti capitolini rispetto al prezzo che facciamo di solito, che comunque è già molto tirato, nel senso che cerchiamo di aiutare le persone. Quindi abbiamo abbassato i costi il più possibile e questi sono soltanto i nostri primi due mesi. Stiamo ancora agli albori, lo studio si prefigge degli obiettivi, a parte che le sale sono in affitto per chiunque le volesse, per allenarsi, per fare edizioni, le sale sono a disposizione, compresa quella didattica. Ma poi da settembre ci saranno anche altri stage, uno a fine luglio lo farà Davide, molto carino, che dura 4 giorni, però ancora lo dobbiamo pubblicizzare. E da settembre ci saranno altri tipi di iniziative, probabilmente giorni in più che permettono di aumentare anche il numero degli abbonati della palestra, perché gioco forza per garantire a tutti quanti 3 ore a settimana, a un certo punto devi chiudere, perché non potremo garantire lo stesso servizio per tutti. Cercheremo di aumentare gli abbonamenti, perché la richiesta è stata da subito molto molto alta, con una lista d'attesa molto lunga, mm-hmm. E cercheremo di offrire sempre dei servizi migliori. Ci tengo a specificarlo, abbiamo in mente lo stage con la psicanalista appassionata, la psicoterapeuta, dottoressa Denise Padovani, che farà un weekend dedicato alle 5 emozioni, a entrare in contatto con se stessi, ad affrontare il leggio con meno ansia, meno emotività, perché questo è un problema di tante persone che si avvicinano a questo mestiere. Io vedo persone agitatissime. Cioè, l'altro ieri ho fatto 3 provini organizzati con dei ragazzi che non sapevo dove ascoltare, e una ha pianto tanto, senza motivo, tra altre cose, quindi... Sì, non sono stato io. quindi fatto anche quello è un aspetto che va curato. Quindi cercheremo di creare sempre delle iniziative per i ragazzi, per i giovani, giovani inteso come giovani professionisti. Poi questo è un mestiere che si inizia a 4 anni e mezzo, come ha fatto mio figlio, o anche a 44 anni, mi viene in mente Michele Mancuso, lo stesso Pietro Ramacciato, mio socio, che ha iniziato, mi pare, a 42. Quindi... è un mestiere che non ha età. Poi la vostra è veramente una bella iniziativa, cioè nel senso, noi alla fine siamo una piccola community, siamo in crescita e ovviamente abbiamo visto che la maggior parte di chi ci segue è veramente molto interessato a quello che gira attorno al mondo del doppiaggio, quindi le voci, i personaggi, quindi diciamo che ogni volta che ne abbiamo modo ci fa piacere trovare un sistema per poter... dare il nostro contributo, che può essere formare, diciamo, una community di persone consapevoli sul doppiaggio, che è diverso da essere appassionati, perché quando sei consapevole parti da un punto di vista diverso nell'approccio, e può essere appunto poter portare a conoscenza di chi ci segue di occasioni del genere, di strutture del genere. Ci fa piacere, nel senso che quando si vedono queste iniziative qui, sicuramente lo spirito che c'è all'interno delle persone, soprattutto giovani, che invece adesso potrebbero dire no, vabbè, ma che ci provo a fare, tanto è impossibile, magari si riaccende nuovamente, capito? Giusto, e poi soprattutto indirizzarli verso cose e strutture che possano veramente portare un valore aggiunto a loro, perché noi abbiamo... avuto tante testimonianze che dicevano fate attenzione, perché ci sono tante scuole, tante iniziative che vi spillano i soldi e basta. Invece quando ci sono cose serie, cose professionali, cose che veramente ti danno quel qualcosa in più e quella spinta per poterci provare, è bene che emergano dal marasma. Guarda, generale. È vero, esistono delle scuole molto buone. Io ce ne sono alcune che stimo molto come programma didattico, come professionisti che ce ne stanno alcune che non dovrebbero esistere, che non fanno altro che illudere le persone, non le formano come si dovrebbe. Troviamo ragazzi che passano 7-8 mesi dentro alcune scuole, escono e sembra che non ci abbiano mai messo piede, parlano ancora
in dialetto, non sanno quello che stanno facendo. Poi io un invito che faccio alle scuole, non quelle buone, perché quelle buone meno male ci stanno attenti, educazione civica a doppiaggio è una materia che bisogna inserire, cioè spiegate ai ragazzi anche cosa succede quando lasciano il corso, cioè non li lasciate semplicemente a fine corso con ok una stretta di mano, molto bravo, provaci, spiegategli come funziona il mondo del doppiaggio. Ci stanno ragazzi che vengono alla VIV e non sanno neanche cos'è un ascolto voce e hanno fatto magari 2 anni dentro una scuola. Allora chi te l'ha insegnato probabilmente dentro uno studio di doppiaggio non ci sta mai, che non gli spiegano che vuol dire. Una volta un ragazzo è venuto ad assistere a un mio turno per farti ascoltare e si è messo a mangiare le patatine dentro la sala, cioè hai fatto bello mio, non stai al cinema, cioè il microfono prende tutto e quello sta lavorando e tu dentro la sala stai mangiando le patatine. Cioè, un altro stava col telefonino in sala a giocare su Facebook. Mi sembra tipo la scena dei Griffin dove c'è Peter che mangia le patatine. Sì, sì, crack, crack. La seconda guerra mondiale. Ma c'è pure la scena... Guarda, lo dico, mi auguro che ci siano un sacco di ragazzi che vanno in giro per fare i provini. Quando entrate in una sala di doppiaggio, che siate convocati al turno o che siete lì per chiedere un provino, si saluta il direttore e il fonico. E quando si entra in sala si saluta l'assistente, non esiste soltanto il direttore. Il direttore è quello che ti dà il lavoro, sì, è quello che ti chiama al turno, ma senza il fonico il turno non va. Senza l'assistente il turno non va. Ci sono persone che meritano rispetto e ci sono molti ragazzi che entrano in sala e salutano soltanto me. Non esiste. No, ma quelle, ci sta il fonico e l'assistente, che sono altrettanto importanti per l'andamento di un turno. Se fai il cretino e sei maleducato, se il fonico ti vuole sabotare il turno, sai quanto ci mette? 7 secondi, non te ne fa passare una buona. Sì, sì, Gianluca, però quello secondo me è proprio questione di educazione, cioè è normale che se entro in una sala si saluta tutte le persone che all'interno della sala, cioè quello è okay. Dovrebbe essere la base, cioè, ok. Allora magari diciamo che in quel caso mamma e papà non sono riusciti a trasmettere, esatto, l'educazione fino in fondo alla persona. Però visto che ti pagano per fare un corso di doppiaggio, spiegagli le figure professionali, certo. Spiegagli che quando stai al leggio, se c'è un 30 secondi di silenzio dopo l'incisione, non devi andare nel panico perché pensi di aver fatto una cacata pazzesca e regia ti stanno insultando, il fonico e il direttore. Magari il fonico sta controllando una cosa tecnica, ti sta pulendo uno scrocchietto di saliva, sta guardando una cosa perché gliel'ho chiesto io e si è preso 30 secondi di tempo. Io vedo ragazzi e vanno innanzi, ma andava bene? Sì, andava bene, stiamo sentendo magari una cosa che non c'entra niente con te perché nell'incisione precedente qualcuno ha detto una stupidaggine, la stiamo riascoltando. Vanno nel panico, o peggio ancora quelli che dicono che facciamo? Facciamo che stiamo lavorando anche dietro, non è che lavori soltanto al leggio. Questo la direzione me l'ha insegnato, stare di là mi ha insegnato tantissime cose che dal leggio non potevo percepire, ma se gliele spieghiamo ai ragazzi è tutto più semplice. Sì, sì, sì. Concordiamo. A volte è sink quando gli abbiamo spiegato quello. Spieghiamogli anche tutto il resto. C'è un mondo intorno al doppiaggio che non va soltanto dalla fine, dall'inizio alla fine dell'anello. Mm-hmm. No. Parole sante. Sei pronto per la sfilza di domande che sono arrivate dalla chat? Sono una marea. Io te le faccio. A parte i Rutti, chiedetemi tutto. A parte i Rutti che ti hanno chiesto. Allora, facciamo così, fuori onda solo per voi. Ma solo per Lorna, perché è l'unica che ci tiene. Quindi, diretta no. Facciamo la gara nel post live. Lorna, Gianluca, il Rutto migliore verrà. Lorna a mezzanotte mangia carbonara. Esatto, il Rutto migliore verrà decretato. Cioè lo decreteremo io, Andrea, lo scriveremo su Telegram. Ha vinto Gianluca, ha vinto Lorna. Cioè, va bene. Perfetto. Senti, però ho visto dalla chat, siete stati bravissime, 1000 domande, ma non me ne avete fatta una. Non mi avete toccato un personaggio a me caro. E quindi adesso, prima di passare a voi, vi beccate io che chiedo a Gianluca. Gianluca, com'è stato doppiare Anne in Two Broke Girls? Che personaggio meraviglioso! Che personaggio meraviglioso! Tu vieni il mio diner! Meraviglioso! No. Io Anne lo amo follemente, è stato un regalo meraviglioso che mi ha fatto Francesca Draghetti, perché io l'avevo doppiato quell'attore, tra altre cose, realmente affetto da nanismo. Coreano in Scrubs, ma in Scrubs era apparso per 8 puntate, era un nerd che studiava, sì, sì, sì. Era molto piccolo come personaggio
E poi un giorno mi chiamano per un turno con Francesca, mi chiedono delle disponibilità abbastanza corpose, quindi capisco che è un personaggio, e quando sono arrivato gli ho detto: guarda, io impazzisco per questo tipo di caratteri, perché io faccio i cretini sempre, le persone corpulente per non dire grasse, c'ho tantissimi gay e ne vado fiero, perché hanno 8000 sfumature i personaggi, molto spesso gay, e io mi diverto tantissimo, e i cinesi, i neri tantissimi, quindi genericamente il binomio perfetto potrebbe essere grasso e nero, gay cinese, oppure grasso, nero e gay, perfetto proprio. Quindi... cinese, con mamma cinese. E devo dire che sui cretini, quelli che vanno molto in difficoltà, io mi diverto da impazzire, e Anna è bellissimo. Quando hanno sospeso la serie in America li volevo ammazzare, io e Alessandro Budroni eravamo terribilmente tristi, abbiamo una fotografia bellissima di noi nello stesso schema di Natale dei personaggi, e vi racconto questa, che una volta Anna, in realtà i versi erano tutti sul muto, cioè lui faceva molto e basta, cioè faceva questa faccetta grassa che all'improvviso si modificava, ma era muto in originale. Un giorno, senza farlo apposta, una delle primissime puntate, lui vede una cosa a livello sessuale, gli fanno una battuta, fa questa faccia, e a me spontaneamente in incisione viene da fare così. Mi giro e trovo Francesca Draghetti sdraiata sotto alla scrivania, morta dalle risate. Mi ha detto: ti giuro, da adesso in poi sei autorizzato a farlo ogni volta che mette la bocca a culo. E quindi è diventato, potevo sonorizzarlo sempre, quindi questo è diventato un marchio di fabbrica di Anna. E ogni tanto cominciavamo il turno e Francesca diceva: Gianluca, senti, siccome non ho visto le puntate, a buffo me ne fai uno? E io questo facevo e lei rideva. E questo è stato per 5 anni il nostro meraviglioso rapporto. Comunque, serie fantastica, altro che Mindant, Man Warrior, Mr. Famous, e qua Robaccia lì Lorna, non vergogna. Ti posso perdonare, non ti perdono, non è qua Robaccia Lorna. Ma poi noi abbiamo avuto i 3 personaggi più belli della serie, sì, più belli, cioè, di tutti. Earl, che è Gerolamo Altieri, abbiamo avuto Oleg, che è Alessandro Budroni, e adesso abbiamo te, che sei Anna. Quindi insomma, i 3 personaggi veramente che ti fanno pisciare dalle risate per tutta la serie. Serie straordinaria, ironia pazzesca, perfetta per questo bruttissimo algoritmo americano in cui appena cali un tot, se al quinto anno non hai fatto un minimo di share garantito, tu prendi e sospendi una serie senza neanche dargli una degna conclusione. Io veramente li prenderei a capocciate dalla mattina alla sera, perché era troppo divertente come serie, ci siamo divertiti da impazzire, da impazzire, era una risata continua tutti i turni. Perché poi, se sei uno che non si stressa troppo, come dicevamo prima, quando vai all'EGIO ancora ti diverti, e ti diverti tanto, e noi ci ammazzavamo dalle risate. Cioè, ma voi pensate a me che faccio turni con Antonella Alessandro accanto a me, che faceva la bionda rumena. Ah, ok, la mamma di Stifler, io la chiamo. Perché la mamma di Stifler, per tutti è la mamma di Stifler. E ogni volta che apriva bocca era da sentirsi male, tu ce l'avevi qua accanto e sentivi questa caratterizzazione geniale trovata su questo personaggio, o peggio ancora, se i turni erano tra con me e Alessandro, era finita. Se vuoi, allora, se tutti, questa è un'altra frase famosa, se ti vuoi rovinare un turno, tu direttore, metti Crisafi, Budroni e Scarafoni alle Gio insieme, è finita. È proprio finita, non si va avanti, facciamo 3 anelli in 3 ore. Bene, bene, quindi questo è il, diciamo, il trittico da evitare, quindi Budroni. No, ce ne stanno di peggiori, Crisafi e Scarafoni. Ce ne stanno di peggiori. Io ho visto una volta alle Gio insieme quarta Mannella e Ferraro con Draghetti in regia. Non è neanche iniziato il turno, cioè, e io ero il quarto in sala, cioè io ero il pischello, ero quello giovane, e ho assistito al cazzeggio più assoluto mai visto in un turno. Cioè, loro veramente insopportabili, cioè, anche troppo, cioè, non puoi lavorare mai.
però dei geni assoluti, tutti qua, tutti loro, e ovviamente fatemelo nominare Franco Mannella, me rappresenta, è mio marito per 11 anni, e le prime 4 stagioni le abbiamo fatte sempre insieme per Mother Family, sempre, eravamo sempre, i turni erano sempre accoppiati, eravamo sempre io e lui, poi lui ha sempre lavorato tanto, io diciamo che dal 5° anno ho cominciato a lavorare parecchio, e quindi era difficile incastrare le disponibilità tra me e lui, e sono nate le nostre colonne separate dalla 5ª stagione in poi, e mi è mancato tantissimo per 7 anni non fare i turni con Franco, perché erano, a parte delle lezioni, Franco è un genio, e, ma ridevamo come pazzi a ogni turno di Mother Family, non c'è stata una volta, non riuscivamo, ci provavamo a restare seri, ma poi la serie era troppo divertente, e quindi poi Cam e Mitchell sono i personaggi oggettivamente più divertenti della serie, quindi era bellissimo, bellissimo, manca molto. Franco da noi ha fatto solamente un cameo, sì, durante la diretta al termine della live con Chiara Colizzi, ha fatto, ci ha regalato in realtà un mix fra Roger e Otto, quindi proprio prendendo American Dad e i Simpson, quindi proprio bam, e è stato divertentissimo, è stato veramente divertente. Ma Franco è eccezionale, è un altro di quelli che ha un talento smisurato. Allora, mi stanno bacchettando dalla chat, io me le prendo i bacchettamenti, ma vi dico, la colpa è vostra, perché non chiedere a Gianluca un personaggio come Anne ve la siete cercata, quindi mi dispiace, ma la colpa anche è vostra. L'ha messo anche sulla locandina. Appunto, cioè, è buona educazione chiedere almeno dei personaggi che selezioniamo dalla locandina. Cioè, ma, e poi è andata così, che cosa mettiamo, che nome mettiamo, cioè quale nome proponiamo? Io e Mauro ci guardiamo, beh, ovviamente Anne ci deve essere. Cioè... Ma per forza, ragazzi, cioè, lo doppierei tutta la vita. Fantastico. Mi auguro che mi richiamino a fare lo stesso attore, tanto lui non è che può fare ruoli drammatici. C'è un nano con la faccia da ragazzino coreano, con le guance grosse, può fare soltanto ruoli comici, quindi... Esatto, dai, però è fantastico, però caratterizzi in una maniera eccezionale Gianluca, davvero. Ma guarda, la cosa bella è che non dovevamo fare le L, Francesca non voleva questa cosa del cinese che diventa subito stereotipo con le L al posto delle R, quindi era diventato semplicemente un benvenuto al mio diner. Pazzesco. Allora dai, arrivo alle domande. Tommy, iniziamo con la prima. Tommy, buonasera, com'è stato lavorare con Nisim in Ant-Man? Hai avuto dei momenti che non riuscivi a non ridere mentre doppiavi? Grandissimo come Luis. Allora, lavorare con Nisim è fantastico. Non posso dirvi com'è lavorare con lui su Ant-Man, perché eravamo già dal primo film nell'epoca delle colonne separate per tutti. Quindi l'unica cosa che abbiamo fatto insieme, io e Nisim, su Ant-Man è stato i trailer. Ci siamo visti per 3-4 turni per fare i vari trailer nei mesi antecedenti a Ant-Man 2. Però vi posso dire, e quindi lì, cioè, no, non ci siamo mai, ero sempre da solo. Ho fatto tutti i turni dei due film da solo. Però lavorare con Nisim è fantastico, e a lui è legato il mio primo protagonista di serie, quando avevo veramente iniziato da poco, facevamo insieme una serie come coprotagonisti che si chiama Queer as Folk, una serie bellissima, la più bella serie che ho visto dedicata al mondo omosessuale in generale, tutte le tematiche, una serie strepitosa di 84 puntate americana, dove lui eravamo sempre a leggere insieme. E per uno come me, che faceva doppiaggio da 6 mesi, dividersi 2 anni di turni con Nisim Onorato è stata la miglior scuola che mi potesse capitare. È eccezionale, Nisim. Ma per tranquillizzarti, ti ha fatto vedere il culo? Domando. Nisim? No. Ah, no, domando. No, così. Quella è una cosa che credo riservi a sua moglie ormai. No, la voleva riservare anche a noi. Cioè. Noi voleva far vedere il culo a tutti i costi. Ragazzi, siamo speciali, cioè Nisim voleva farci vedere il culo, agli altri no. Che croce, non mi sembra abbia un brutto culo, perché insomma, ragazzo in forma. Non lo sappiamo, nel senso, non lo sappiamo, anche perché abbiamo detto qua ci bannano, quindi insomma. A mio giudizio, se andate sulla sua pagina Facebook, c'è la foto, mi pare, di 10 mesi fa in cui si è incontrato con Judd Law, e regà, è più figo Nisim.
Cioè, assolutamente. Di che stiamo già parlando? Senza trucco a casa è più figo di Sim. Di che stiamo parlando, vero, vero. Allora, altra domanda. Sei team Capitan America o team Iron Man? Iron Man, ma semplicemente perché... Un attimo, come mi fate l'applauso, perché è il supereroe di mio figlio. Ti faccio un applauso di un secondo. Basta. Cioè... Finito. Va bene. Allora, conosci The Boys, la serie televisiva? L'hai vista? Non l'ho vista, so che serie è. Okay, ho visto soltanto degli spezzoni e so che è una serie molto molto bella però. Ok, perché c'è una domanda classica che ti hanno fatto tra Patriota e Superman in un ipotetico scontro chi vincerebbe, ma non si può fare perché non hai visto la serie. Non avendolo visto. No, so grosso modo di cosa parla, però non l'ho visto. Ok, allora la saltiamo, tanto vincerebbe. Allora evitiamo che Mauro ti condizioni la risposta. Sì, infatti, esatto, andiamo tanto, avanti. Tanto vincerebbe Patriota, però andiamo avanti. Certo, va bene, ok. Allora, in primis, questa è di Manuel, in primis complimenti per il ruolo di Jason che ho adorato, hai dato quel tono sprezzante a Jason e come Red Hood sei fantastico, ci hai regalato un incredibile personaggio, domanda è, hai letto qualche fumetto prima di doppiare il mitico Jason? Domanda che faccio io, di chi stiamo parlando? Allora, Jason Todd, stiamo parlando di Red Hood, di Red Hood nel film animato Batman Under the Red Hood. Io ho fatto questa cosa? Ho sento il cuore di Manuel che fa la stessa cosa che ha fatto ragazzi, il mio cuore con Davide Lepore. Adesso la... No, un attimo, ci arriviamo. Chi ha doppiato, scusa. Allora, va, uno per uno. Allora, prima c'è stata la mazzata sugli anime, adesso c'è stata la mazzata sui comics americani. Cioè, ci sta, uno e uno pareggio, giusto? Anno che adesso anno ti dico l'anno, lo cerchiamo un attimo. Di quando aspetta. È Batman? Oddio. Under... Può essere però no. 2010. Un cioè, film non è neanche così vecchia come cosa. Dire? Beh, insomma, 11 anni fa. Neanche così vecchia. Sì, sì, sì. Poi è il protagonista. Stiamo parlando proprio del sì, esatto. Del main villain. Io non so Davide Lepore, cioè protagonista di un film. No, stiamo parlando film animato. Film d'animazione. Cioè, un cartone animato. Sì. Ma non l'ho fatto io sto film, ragazzi. No, cioè, stai... Allora c'è il tuo nome. Bello, vi prego, scopriamo questa cosa. C'è il tuo nome ovunque, sia su Jenna che su Wikipedia. Quindi dimmi il titolo. Allora, Batman Under the Red Hood. Adesso scopriamo in diretta. C'era qualcun altro. C'era qualcun altro. Il gemello malvagio, che però si ricorda anche Mr. Famous. Io sto morendo dentro, hanno scritto. Visto? Si soffre, eh? No, ma veramente, ragazzi, cioè, io continuo a vedere Gianluca Grisani. Cappuccia rossa, vabbè dai, ci sta, cioè, insomma quando un professionista doppia talmente tante cose ci è sta vero che... tu hai doppiato tantissime cose però ci Jason sta. Todd io, merita capito, ma questa è una discreta figura di merda, altro che Mr. Famous, ma roba là c'ha ragione. Altro che qua, roba là. Guardate, ho fatto il vaccino ieri. Sarà come... ci abbiamo scoperto un nuovo sintomo. Oddio, non mi dico così che lo devo... Non mi dico così che lo devo fare venerdì. Adesso sta fa venire. Informiamo le autorità. Perdita della memoria. È un po' galoppante, no? È un po' galoppante. Scusa, Lorna Andrea, voi quando lo farete? Non l'ho ancora prenotato. Neanch'io. Non so. Vabbè, che brutte persone. Così, Mauro, quando uno dei due lo fa, il giorno dopo non si ricordano chi sei, mi giustificherai. Va bene. Ma anche io quando venerdì, io lo farò venerdì sera. Quando venerdì sera, poi dopo il vaccino, sarò qua a fare la diretta e non mi ricorderò le cose. Dirò, hai visto Gianluca, c'aveva ragione. Proprio sì, non saprai perché sei qui, perché sono qui. Faccio una prova del 9, non sto al telefono per i cavoli miei, ma sempre per questa cosa. Sì, ascolti la clip. vediamo. Sono curioso, perché dalla distribuzione deve essere un film che abbiamo doppiato a Studio M. Guardando la distribuzione. Alla BB? È veramente strana sta cosa.
ci ho lavorato 3 volte con Monica Gravina e deve essere una delle 3. ma stai riascoltando? Ma magari da 10 ho lavorato con la BB, cioè, molto. Facciamo che è vero. Scusa Mauro, scusa. Beh. È colpa del vaccino, ragazzi, dai, non è. Ci può stare, no? Poi è sera, è tardi, cioè, insomma, tante cose. È fine settimana, no? È finita una settimana, è iniziata un'altra, quindi a cavallo. Sì, si sa, no? Il passaggio delle settimane accadono. È lunedì. Cose. Io penso. Sono uno che ha una memoria pazzesca. Vero, vero. Vabbè, ragazzi, capita. Dai. Io penso che io credo che mi ritirerò in esilio per questo. Hai tutta la mia simpatia. Parliamo di serie TV, sono molto più preparato, sai, come a scuola. Giusto. Allora andiamo alla prossima domanda, così vediamo. Casa di Hogwarts preferita e casata di Game of Thrones, se li hai visti? Sì. Da Fanpage Man Under the Hood. Comincia a diventare tosta, se sapevo che era così ci pensavo. Allora no, vabbè, Grifondoro per forza. Vabbè. No, siamo sempre lì. Premesso che ho visto i primi 3, poi ha cominciato un po' a scemare il mio interesse, gli altri li ho visti a pizzichi e bocconi. Mio figlio è un appassionato pazzesco di Harry Potter, ci abbiamo anche il criceto che si chiama Harry, insomma, quindi, e lui è Grifondoro tutta la vita. Però ogni volta che facciamo i test io esco sempre Serpe Verde. Sei in compagnia, anch'io sono Serpe Verde. Ma sui test? Però, sei in compagnia di Mega Man Anti-Warrior. Andiamo, però, diciamo, Grifondoro per mio figlio sempre. Bene. Ok. E per il trono casata del Trono di Spade, ve lo dico senza problemi, io non amo il fantasy, come nel seguirlo, nel farle le cose mi piacciono tutte, però nel vederlo scelgo, secondo i miei gusti, non amo il fantasy, tant'è vero che credo che la miglior saga di tutti i tempi sia Il Signore degli Anelli, che è l'unica eccezione che mi ha portato da quelle parti là. E è la mia saga in assoluto preferita insieme a Ritorno al Futuro. Bellissimo. Mamma mia, è fantastico, cioè, questo momento della diretta è veramente fantastico. No, sono le mie due saghe preferite in assoluto e secondo me quelle che rendono dal primo al terzo quasi nella stessa maniera, poi ognuno ha le sue preferenze ovviamente di film, però è l'eccezione che conferma la regola. Non amo il genere fantasy, quindi non sono riuscito ad appassionarmi al Trono di Spade, benché credo sia una delle serie più belle mai realizzate nella sua struttura, nel fatto che abbiano comunque chiuso un percorso in un numero accettabile di stagioni, perché secondo me a volte, da un punto di vista sia dell'utente medio che sta davanti alla televisione che da professionista, si rovinano dei prodotti tirando, ciurlando nel manico, andando più in là della sceneggiatura iniziale stessa e ci si perde un pochino. E invece 7 stagioni veramente molto molto fighe, e anche se non amo il genere, quindi non ti saprei dire la casata, sebbene io abbia diretto lo special di doppiaggio che hanno fatto a Natale, quello sulla 7ª stagione, però avevo il consulente perché me l'avevano chiesto se ero un appassionato, ho detto no, quindi se non mi mettete qualcuno che ne sappia di tutto di più sulla serie, non me la sento. E chi di chiamerai? Edoardo Stoppacciaro? No, chiamato Marco Barbato, che è il dialoghista della 7ª stagione del Trono di Spade, nonché dialoghista dello special e consulente per lo special Natale fatto subito dopo la fine della 7ª stagione. Detto questo, Edoardo Stoppacciaro in materia è imbattibile. Era una battuta riportando. No, voglio fare anch'io la consulente per le serie TV e per gli anime. Pensavo per i rutti, Lorna, scusa. per i rutti, sì, perché no? E quelli inseriamo per il rutto sei con tutti gli altri, no? Perché no? Perché no? Allora, domanda, puoi dirci com'è conosciuto Perla? Se puoi dirlo, su cose personali che ve frega, ragazzi. Cioè... No, vabbè, ovviamente ho conosciuto Perla nelle sale di doppiaggio. Sapevo perfettamente chi era, perché ero come ho detto, quando ho iniziato ero uno di quelli veramente appassionati, quindi io quando incontravo le voci della mia infanzia e se lo dicevi a quelli pari età ti mandavano a cagare,
ero sempre molto emozionato, sapevo perfettamente che chi era Perla, l'ho conosciuta a Studio M una sera di quarto turno, io ero in sala come attore, lei in una sala accanto come attrice in un turno serale, e siamo diventati da subito amici, poi ho cominciato a seguirla anche ai turni, mi ha dato una bella mano perché potevo andare ad assistere, grazie al grande rapporto d'amicizia, poi un anno e mezzo dopo ci siamo fidanzati, poi sposati, abbiamo un figlio, poi separati, però insomma a lei è legata gran parte della mia vita in questi 16 anni e lo sarà per sempre perché abbiamo un meraviglioso bambino di 9 anni e mezzo che si chiama Valerio, che a quest'ora non dorme perché a 9 anni e mezzo fa le piccole d'estate e che se tante volte stesse guardando, un bacio, lui è la mia vita, ce l'ho dappertutto, tatuato al mondo. Grande. Me lo sono sposato, ce l'ho avuto. Valerio, ti salutiamo tanto anche noi. Non ti preoccupare. Lorna, no. Che cosa? Lorna no. Fa cioè, la stessa. Perché Lorna io ho un padre chiamato Valerio, quindi ho diritto di salutare i Valeri. Beh, io non la contraddirei, Andrea. Sì, infatti. C'è una frase tipica che ti piace di Luis, anche se non è nella scena finale? Cioè, c'è una frase che ti è rimasta impresso di quel personaggio? No, non c'è una frase perché poi ne dice di tutti i tipi, di tutte le tipologie. Cioè, quando dice sarò breve mi fa molto ridere. Mi ha fatto molto ridere il non voglio morire quando la macchina diventa piccola così nel 2 e lui si ritrova in mezzo a, per la prima volta lui rimpicciolisce perché è dentro la macchina che rimpicciolisce e c'è questo pezzo che c'è anche nel trailer, il suo non voglio morire è meraviglioso, sono spaccato la gola, troppo divertito per farlo perché lui tocca delle note eccezionali e devo dire Michael Peña è uno degli attori più bravi che abbiamo doppiato. Allora, sa fare qualsiasi cosa. Andiamo avanti, c'è un'altra domanda. Che ne pensi dello Spider-Man MCU? Mi piace far arrabbiare Andrea. Ho capito, ma qui si parla soltanto dei cartoni animati. Allora, questo è un film. Qual è? È l'ultimo Spider-Man, quello di Tom Holland. L'ultimo? No, ok, non sapevo che sia MCU. Okay. Non mi piace. Non ti sono piace. Onesto, non mi piace. Giusto. E non è perché sono vecchio. Cioè, io non vi dico che i primi Superman degli anni 80 sono i più belli, perché non è vero. Adesso abbiamo qualsiasi cosa per ricreare effetti speciali. Mi piace moltissimo i primi della nuova generazione, quelli in cui c'era, dimmi l'attore, protagonista, Raimi. Tobey Maguire, mi piacciono moltissimo gli Spider-Man di Tobey Maguire. I migliori. Gli ultimi non mi fanno impazzire. Ok. C'è un personaggio, questa te la chiede Jackie, c'è un personaggio di una serie TV, di un film che non fa parte del tuo curriculum a cui vorresti dare la voce? Assolutamente sì, Lupin. Lupin, sì. Sebbene io abbia partecipato a Lupin Z, uno dei tantissimi lungometraggi che ci sono stati animati, in cui ci sono tanti cloni di Lupin e io negli ultimi anelli ne faccio uno, e quindi ho realizzato seppur in minima parte questo sogno, e quando la voce eccezionale di Roberto venne a mancare, quindi lui l'aveva doppiato da sempre, Roberto il Giudice, e fecero un sondaggio, primo arrivò sulle preferenze del pubblico, arrivò Nanni Baldini, e al secondo posto arriva io, che avevo cominciato da pochissimo. Mi rendeva già questo pieno di orgoglio, perché Lupin è il personaggio che avrei voluto doppiare, assolutamente. Anche se devo dire la verità, Stefano Nofri, da quando ha preso poi il posto di Roberto, è veramente molto molto bravo, mi piace un sacco questa cosa. Tra l'altro, visto che dicevi si parla solo dei cartoni animati, Stefano Nofri è la voce dell'unico, perché quello è il più bel cartone animato che ci sia, su Spider-Man, dell'unico cartone animato di Spider-Man. Di recente ne sono usciti altri, però quello era il main. No, Stefano è bravissimo, Stefano è a parte una persona meravigliosa, quindi già questo lo mette tra i miei preferiti, ma poi è un doppiatore pazzesco, un attore bravissimo,
con questa voce da eterno ragazzino, perché lui è un Peter Pan del nostro ambiente. Tu lo vedi e ti chiedi in quale momento della sua vita il tempo abbia deciso di fermarsi, perché è impressionante. Stefano è veramente impressionante, è fantastico. Vado avanti, così spero di farne il più possibile senza mi bacchettate. Come ti sei trovato nel doppiare Terence Wilder nella celebre soap opera spagnola Il Segreto da Fanpage? Allora, sempre il problema legato a quello che ci troviamo fuori onda. Diciamo che è solo celebre qua la serie. Che resto, cioè, si può dire in diretta fa cagare? Sì, si può dire. Noi lo diciamo spesso. Fa cagare è una delle serie preferite della mia mamma. Io saluto mamma e la ringrazio. Tanto orgogliosa che io dico: ma non odi in giro che io faccio Il Segreto, te prego, perché è veramente brutto. Ovviamente vi faccio notare che è l'unico personaggio di colore della serie. E fila con... cioè, tutto. Detto questo, l'esperienza più bella di doppiare Terence nel Segreto è stato andare a Milano ospite di come cacchio si chiama il programma che fanno tutti i pomeriggi di Verissimo. Ah, ok. Ah. Ma non perché sia andato in televisione, perché ci siamo incontrati io e l'attore, è stata una bella esperienza, abbiamo fatto questa intervista volante insieme con Jonathan, è stata molto carina l'esperienza, ma conoscere lui, che mi ha ringraziato per avergli dato la voce, perché lui faceva il modello, non era abituato a fare l'attore, e lui carinamente, mentre andavano le immagini in italiano, si è inginocchiato in sala durante la ripresa, perché la reputava una cosa bellissima. È stato un bel momento, molto divertente. Però adesso, a parte tutto, lui carinissimo, raga, ma la serie va proprio cagare. Cioè, proprio... sono quei prodotti che vanno bene solo in Italia, che in Spagna non sanno cos'è. Cioè, in America, io quando avevo 19 anni, feci un viaggio in America e, preso dalle chiacchiere della mamma e cose, ho chiesto di Beautiful, perché sta serie che in Italia spopolava e loro, certo, non sapevano minimamente cosa fosse, cioè per loro era proprio TV spazzatura. Qui da noi sono 30, sono 40 anni, ci hanno fatti a peperini con Beautiful, e loro invece mi dicevano: guarda, no, Beautiful non sappiamo minimamente cosa sia, però sappiate che adesso in Italia arriverà un prodotto molto bello che si chiama Beverly Hills 90210. No, 90210. Anticiparono quello che poi sarebbe successo di lì a 6 mesi, arrivò Beverly Hills 90210 e fu un crack mostruoso in Italia. Cioè, quella è una serie che ha avuto successo lì, qui, in tutto il mondo. Il Segreto del Puente Viejo. Comunque saluto chi me l'ha chiesto, è stato bello doppiare Terence. Fantastico. Ne ha parlato benissimo, e quindi andrai via da questa live Fanpage con una bellissima immagine. No, ma come spam di mannaggia? No, è giusto. Mannaggia. No, ci sta ragazzi, Il Segreto, cioè, mi meraviglio di voi, no? C'è chi, a chi piace. Il Segreto vero è com'è possibile che andano in onda per 3 anni, però... Ma forse piaceva tipo a mia nonna, c'ha 92 anni. Più che Il Segreto si doveva chiamare La Fossa. Istruiamo anche il pubblico, se può andare avanti, se la vita ti dà limoni, fatta una limonata, damogli qualcos'altro, diamo anche altri tipi di prodotti, ma diamo nelle ore pomeridiane delle cose carine e non della roba tappa buchi. Cioè, tra Il Segreto e le serie turche stiamo messi male, Vero. Adesso mi volete chiedere com'è doppiare Sherry Season? Perché vediamo se è arrivata. Vediamo se è arrivata. Nel frattempo, Montimir 97 ti chiede: qual è la tua opinione riguardo al rischio che l'intelligenza artificiale possa in futuro sostituire i doppiatori? Le emozioni non si sostituiscono. Secondo me, a parte, siamo lontanissimi dalla possibilità che si arrivi a riprodurre qualcosa di accettabile in tempi decenti e a costi molto ridotti, perché comunque oggi come oggi doppiare un minuto con intelligenza artificiale ha dei costi esorbitanti, e la resa è quella di sentir parlare uno che parla come Alexa. Scusa Alexa, non ce l'avevo con te. No, o come Alexa.
si è sentita chiamata in causa e quindi ti è accesa. Però, cioè, lei, Alexa, sbaglia ancora gli accenti, insomma, e sembra sempre di sentir parlare un navigatore. C'è una parte emotiva, umana, che può darti soltanto un attore. Non ce la farai mai a riprodurla, qualsiasi cosa ti inventi. Ok, ok. Diciamo che però penso che la mia generazione sia salva. Non so se mio figlio potrà farlo, il doppiatore, ma io penso che per i prossimi 30-40, se campo ancora abbastanza, dovrei stare tranquillo. Stavo leggendo, qua stavamo alla fase del rutto, perché leggo una serie di commenti sui rutti. Alcuni fanno anche molto ridere. Gabriele G96Dubber scrive: diciamo la verità, il rutto ha fatto innamorare Serena. È vero? Io so anche chi è questo Gabriele G. Sei un bastardo quando ti vedo. No, probabilmente è stato più il capello e la barba. Ragazzi, torno subito. Un attimo, una chiamata. Vai in bagno? Secondo me sì. Secondo me sì. Essere dei rompicoglioni indiscreti, sai? No. Gianluca, la chiamata è il codice per il vado in bagno. Cioè, quindi sì. No, vai a fare la cacca, Andrea, secondi. Vai tranquillo. quindi sai chi è? Cioè, del trascorso tra di voi. Bene, bene. No, però Gabriele con la G di cognome oggi pomeriggio mi ha detto: ma che ora è? Mandami un link. Okay. Oltretutto conosce anche Serena. Quindi fai 2 più 2, certo. A sì, casa sì. Mia fa sempre 4. Sì, e poi tra l'altro scrivono: Davide che rinnega Gomamon è un colpo al cuore. Ragazzi, però effettivamente i Digimon. Ma non è che è sempre quello di Mega Man. No, di Digimon, Davide che ha detto lo investiva con la macchina. Ma non è che lo rinnega, gli sta sulle palle, che è diverso, cioè non gli piace il prodotto, però poi se lo chiamano a lavorare ci va molto volentieri. Esatto. Puoi parlarci della tua esperienza in Modern Family? Un minimo ce l'ha accennata con Franco. Non basterebbe, penso, 12 puntate. è di sicuro la serie, e il personaggio e l'attore a cui sono più legato. Rieccomi. Bentornato. Sei stato velocissimo. Una cacchina rapida, sì. Infatti. No, ho dovuto rispondere, nel frattempo sono anche andato a prendere da bere. Io ci metto 20 Vai. Minuti, Bravo. Tu 2 secondi hai fatto. Sì, wow, neanche il tempo di pulirsi bene. Fondamentalmente mi ci posso proclamare da solo la voce ufficiale di Jesse Tyler Ferguson, perché lo doppio da 15 anni, da 2 anni prima di Modern Family e anche dopo. Sfortunatamente lui, che è bravissimo, come ci piaceva chiamarlo a me e Roberto Draghetti, un caccolaro pazzesco, fa molto poco l'attore e tanto invece il personaggio pubblico, quindi partecipa molto a programmi sia sensibili, adesso non per ultimo, adesso fa anche il conduttore di Extreme Makeover Home Edition, e l'ho doppiato anche lì. È una persona estremamente impegnata nelle cause sociali, quindi fa molte ospitate sia artistiche sia benefiche. Ha una ditta di cravattini. Però come attore, al di là di Modern Family, ha fatto poco. L'ho praticamente quasi sempre doppiato io. Ci sono tanto legato per la continuità. Poi Modern Family è stata una serie pazzesca, divertente, dalla prima alla 200, mi pare 46, non potrei aver perso il conto, puntata esattamente divertente alla stessa maniera. È secondo me uno dei prodotti più clamorosi della storia della televisione, proprio perché in 11 anni non perde mai forza, trovano sempre nuovi modi di farti divertire, e quindi rimane di sicuro il prodotto a cui sono più legato, l'attore a cui sono più legato, l'esperienza umana a cui sono più legato, perché ho lavorato per 10 anni con Roberto Draghetti e avendola pasteggiata lungo tutto l'anno, perché doppiavamo un paio di puntate al mese, arrivavano ogni tanto, quindi per fare una stagione ci mettevamo tanto, ed è stata la cosa che mi ha permesso di lavorare di più e di diventare amico di Roberto Draghetti, e questo è nel contempo la cosa più bella e più brutta che mi potesse capitare. Oltretutto, vabbè, rapporto con Franco, il personaggio pazzesco, la serie divertentissima,
Per cui però devo ringraziare Teo Bellia, perché fu lui a prendere la prima stagione, fu lui a scegliere i provinanti e fu lui a mettere me e Davide Lepore su Mitchell. Io avevo iniziato da 2 anni, lo avevo doppiato in The Pass, prima di quell'esperienza, sempre con un provino su parte, mm-hmm. ed è, se non sbaglio, il primo provino su parte che vinsi su Jesse Tyler Ferguson. E Davide, eravamo già amici, lo siamo tuttora anche di più, e mi disse: senti, facciamo così, chi riceve la telefonata che ha vinto chiama l'altro e gli fa un pernacchione per telefono. E io mi sono tolto questa soddisfazione, lui era già Davide Lepore, io ero neanche una voce, un rutto probabilmente. quindi lui dice sempre, poi abbiamo fatto altri 2 provini e li ha vinti lui, e ogni volta qualcuno gli dice: però dai, cioè, hai vinto te su Capitan Mutanda, e lui dice: sì, ma Gianluca ha vinto Mother Family, ha vinto quello più grosso, si è portato appresso per 11 anni. Eri un rutto, però gli ha fatto uno di quei pernacchioni enormi. Beh, assolutamente sì, possiamo dire che il tuo rutto ti precede. Sì, assolutamente. Assolutamente. Guarda, potremmo scrivere anche come epitaffio: un uomo, una voce, o meglio un rutto. Ragazzi, siete fantastici, perché usate il comando quote veramente a ripetizione. Si masturbava psicologicamente. Uscita di Loris Loddi. È uscita. Mi devono seguire perché mostro il culo di Nisim. A proposito del culo, cioè, fantastici. Andiamo alla domanda successiva. Che vuol dire Lucio? Mi dissocio, non ho mai rapito nessuno. Perché Gianluca ha detto la cosa dei rapimenti. No, ma non mi ricordo adesso il contesto. Cioè, quando l'ho letta, okay. La scuola, le scuole che ti rapiscono più dell'anonima sarda. Sì, essendo lui sarda, ha detto: oddio, no, scusa, Lucio, non volevo, era una battuta, volevo dire qualcosa. No. Scusa, no, ma poi Luciano non è una persona permalosa. No, è permaloso Luciano. Perdonami, è stato il primo paragone che mi è venuto in mente. Però fanno molto di peggio nelle scuole di doppiaggio, giuro. Poi si parlava qua di Sex Education, la definiscono geniale, simpatica, emozionante e ironica. La devo recuperare. Sono assolutamente d'accordo. Il sesso su Sex Education è soltanto un pretesto per affrontare tutte le altre tematiche giovanili e non solo. Trovo che sia una serie di un'intelligenza pazzesca. Se appunto la persona di una certa età o magari un po' più bigotta riesce a superare lo scoglio del sesso esplicito che c'è nella serie, scopre un prodotto secondo me eccezionale. Io sono stato estremamente fortunato, sia nel magari anche un po' per merito, essere chiamato dalla Sefit dopo neanche un anno, poco più, che doppiavo, che dirigevo, ad essere chiamato come direttore, ma sicuramente molto fortunato nel farmi affidare come primo prodotto in Sefit Sex Education, che è una serie fantastica. Infatti mi è dispiaciuto dover rimandare la terza stagione per 4-5 mesi per via del Covid, ma ci siamo, il 12 luglio entriamo in sala con la terza stagione in doppiaggio, e sono davvero tanto 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 contento, curioso, e una voglia pazzesca di lavorare con tutto il cast che è stellare. Bene, bene. Tommy, com'è stato doppiare Cumberbatch in Four Lions? Io ne ho battezzati tanti, io ho battezzato almeno 3-4 attori che oggi sono strafamosi e che non doppio più praticamente, e Cumberbatch è uno di quelli, è una delle prime cose che ha fatto. A onor del vero non ci starei bene, cioè capisco per quale motivo nessuno sia andato a vedere quella come distribuzione. Mi ci mise Connie Bismuto, aveva un ruolo molto piccolo, aveva il ruolo di un detective che interveniva durante questo sequestro di persone in questo film molto molto carino, molto tranquillo, leggero ma sfizioso, e lo dobbiamo con Connie Bismuto, che mi diede questa possibilità, ma non sapevamo che sarebbe diventato poi Benedict Cumberbatch, un attore pazzesco, straordinario, che ancora oggi trova difficile collocazione tra le varie vocalità che gli danno, perché ha una voce molto particolare e originale, stranissima, ed è un attore clamoroso. E io non ci sarei stato bene, quindi è una di quelle che non rimpiango, perché non sarebbe stato giusto continuare a metterci me. Ok,
Vediamo, vediamo. Com'è stato doppiare sia Scary Movie 2 che Project X? Ah, regà, però io ho fatto Scary Movie 2? Ma quando? L'ho visto anche l'altra sera, non c'ero. Io ho fatto Andrea, controllami. Ho fatto il 4. Il 4. Io ho fatto Scary Movie 4, ma che cosa stai dicendo? Oh, secondo me tu c'hai un gemello da qualche parte che va in giro. No, no, non vorrei che ogni tanto mi affibbiate i doppiati di Simone Crisari, cosa che fanno praticamente ovunque. Sì. E sai, ci scambiamo soltanto una sillaba, quindi neanche sì, una consonante. Allora, ti dico qual era la situazione. No, Project, questa ricerca, Andrea. Sono Project X, me lo ricordo perfettamente, film molto strano, anche perché io faccio sempre tutto il tempo la voce fuori campo. Io sono quello che riprende con la telecamera a spalla e quindi non mi si vede soltanto, questo per dirti che anche se non è un film che ha avuto un successo straordinario, è quello del Party Senza Fine con la telecamera sempre a spalla e il mio si vede soltanto in un frame in cui gira la telecamera a spalla, dice mezza cosa e rigira la telecamera. Per questo sono una voce fuori campo. Però è stato un film molto strano da doppiare, un'esperienza molto carina. E in che senso, allora, molto Scary strano? Scary Movie 4 è del 2006, è uscito nel 2006. Non ti è stato segnato un ruolo, c'è scritto che sei fra le voci aggiuntive. Ragazzi, le voci aggiuntive sono Brusio. Cioè potrei aver fatto anche la mano dell'insalata, cioè capite che cosa... Potresti anche aver detto era barbaro e basta. Bravissimo, potrei anche aver detto parolacce che mischiato nel casino non si sono sentiti. Magari ho fatto il venditore di popcorn che dice salve signora. Quindi l'esperienza, fino a qua concedetemelo, non c'ho neanche un personaggio, me la ricordo poco, manco ero convinto di averlo fatto. Dai, ci sta, ragazzi. Assolutamente. Quindi è stato bellissimo doppiare Scary Movie 4. È stato talmente bello che non ti viene in mente un ricordo. Possiamo metterla così. È entrato talmente dentro in profondità che non riesco a ritrovare il ricordo. Esattamente. Vero. Andrea invece ti chiede, com'è stato partecipare alla serie TV Sky Diavoli? Bellissimo. Bellissimo. Adesso stanno scrivendo la seconda e... credo sia prevista per il 2023 e anche qua ringrazio Francesco Pezzulli per la possibilità del provino che mi è stata data. Tra le altre cose devo ringraziare sia Francesco che la Lux, perché noi abbiamo iniziato a incidere le prime puntate a inizio settembre e poi io ho avuto un brutto incidente con la moto, sono stato quasi 3 mesi in convalescenza e loro mi hanno aspettato e questo è stato dal provino a quando abbiamo iniziato a incidere, mi hanno dato tutto il tempo per poter riprendermi, quindi devo dire abbiamo fatto il provino subito a luglio, ho avuto la notizia all'inizio dell'estate, verso la fine dell'estate, e a settembre l'incidente, dovevamo entrare in sala già da novembre e mi hanno aspettato fino a dicembre senza problemi. Ed è stata un'esperienza molto molto figa, devo dire che Borghi in originale è pazzesco, veramente straordinario il suo modo di recitare in inglese, Andrea Mede lo doppia da Dio, sembra che Borghi abbia sempre avuto quella voce lì, una voce bellissima di un attore bravissimo come Andrea. Francesco Pezzulli in direzione è un fuoriclasse, piacere lavorare poi con la, la serie in realtà è proprio bella di per sé, cioè nel senso è fatta bene. Sì. Perché molto spesso c'è il rischio dell'americanata, no? Cioè quando si parla di un prodotto americano o viene fuori una cosa alla c'era una volta in America e rimane quindi iconico, oppure viene fuori Sharknado, cioè c'è sempre questo rischio, no? Sulle serie TV diciamo che è un po', c'è anche un po' meno. Io ho fatto di meglio, io ho fatto la Valantula 2 e la Valantula 1. La Valantula, la tarantola che spara al fuoco, la Valantula, bello, uno e due, altro che Sharknado. Comunque no, Diavoli è molto bello, però ecco ad esempio l'ho vista ma non tutta, perché un altro argomento che mi annoia a morte è la finanza, e quindi vederla tutta mi è un po' pesato, benché ero molto curioso in questo caso di risentirmi e di risentire cosa aveva fatto Andrea, mi incuriosiva tantissimo il fatto che Andrea doppiasse un attore italiano. Però la serie è molto bella e non vedo l'ora di fare la seconda. Però credo sia prevista per la prossima stagione, proprio 2023.
Sì. Cioè 2022 il doppiaggio. Perfetto. Allora, ragazzi, non vogliamo sequestrare Gianluca, che è stato molto molto disponibile e carino, quindi io farei... Tra l'altro cominciava ad avere paura a ogni domanda come è stato doppiare. Esatto, quindi io farei, dato che ci sono altre domande, ne faccio una dalla chat, facciamo la nostra conclusiva e ci salutiamo, se siete sì, d'accordo. Sì, teniamone un po' per la prossima volta. Cioè, che ce le spariamo subito. Guarda, attenzione che adesso, la prossima volta, noi ti richiamiamo subito. Cioè. Ma io, ragazzi, volentierissimo. Io ho due sere libere a settimana e una la sto passando con voi, quindi... Oh, bene, bello, sarà, cioè... sarà contentissima la tua metà. Però sì, ragazzi, molto... fatemi di una cosa... Ma che serata è passarla con noi? Cioè, fatemi... Cioè, ragazzi... A parte fare figure di merda non ricordando di quello che hai doppiato, è bellissimo. Insomma. Vabbè, ma ci sta, perché è sera, poi vaccino e cose, sì, è sì. Normale, rientra nel gioco, cioè... Ci ma sta. Lorna ha una domanda che non sia su Megan Thee the Warrior, Mr. Famous? No. Ci sto pensando, Gianluca, mi sto sforzando di farmela venire in mente. Attenzione che te ne fa una su Inuyasha, che è anche peggio. Dai, perché hai spoilerato? Vero, ragazzi. Non vede soltanto manga? Sì, purtroppo lei sì. Io sono più, molto più ferrata su anime e manga rispetto Mi ricordo molto l'esperienza su Death Note, quello sì. Ok. Ok. Beh, Death Note comunque è... Figo. Popolare, molti doppiatori poi c'hanno, se lo ricordano bene e ci hanno lavorato. Non se lo dimenticano. 7.000 puntate, morivamo tutti, quindi ci hanno usato praticamente tutti a giro per di volta. Nel frattempo, allora io pesco una domanda, fatemi vedere un'altra che può mettere in difficoltà Gianluca, che dice questo non me lo ricordo. No, te ne prendo uno che, anzi... Te ne prendo una che so due che sicuramente dirai chi so questi, però te la faccio apposta per questo Gianluca. Così... Io ti comincio a chiamare Mauno tutto il tempo, vai. No, allora non te la faccio. No, dai, balla. Dai, sì, la faccio. Allora, che ricordi hai di quando doppiavi? Personaggio numero uno, Kevin Levin in Ben 10. Personaggio numero due... Blue Beetle di Young Justice. Uno su due l'abbiamo messo in crisi, secondo me. Guarda, è andato via l'audio sulla seconda parte della domanda. Su Blue Beetle di Young Justice. Non so perché continua ad andare via, quindi risponderò solo alla prima, che era molto più chiara. Va bene. Su Kevin Levin. Kevin T. Levin è stato un personaggio che ho adorato, me lo so portato appresso da... per mi pare 5 anni. Abbiamo iniziato sempre a Studio M e con una, era un personaggio di puntata, passava di lì per caso, era il nemico di puntata per gioco dell'adolescente Ben Tennyson, e lo fecero fare a me, che ero già abbastanza grande, perché nella puntata loro avevano 13-14 anni e io ne avevo 35 circa. Però personaggio di puntata, voce leggera, io da sempre ho avuto una voce molto più leggera della mia età, e quindi facemmo questa cosa qui, e poi divenne uno dei protagonisti dalla seconda, la stagione successiva in poi. La cosa divertente è stata che dopo 3 anni ci hanno chiesto il provino vocale, perché c'era stato un restyling della serie, salto in avanti, erano tutti quanti diciottenni e hanno rivoluto il provino sull'onda americana. Io ho fatto: scusate, ma sono 3 anni che mi strizzo i benedetti per poterlo doppiare, adesso che finalmente c'ha 18 anni, è un armadio a muro, c'ha un braccio così, risulto quasi leggero, posso usare la mia, devo rifare il provino. Però l'ho rivinto e abbiamo fatto altre 3 stagioni, e poi c'è stato il vero restyling, mi pare 3 anni fa, hanno cambiato completamente i disegni, hanno ricominciato da capo e hanno cambiato praticamente quasi tutto il cast. Okay. Purtroppo, però giustamente adesso sono veramente vecchio per doppiare uno dei 15 anni. Vediamo, quindi ragazzi, chiudiamo le domande perché insomma sì, ce le lasceremo un po' per la prossima volta, come ha detto giustamente Gianluca. Ma Andrea è deceduto? Che è successo? Sì, non so bene. Io mi sono girato, ho detto addio, Andrea è sparito. Forse no, abbia messo... no, mi sa che è cascata la Mentos, una Pepsi, non so cosa può essere successo. Vero.
Sì, perché ce n'erano un altro. Ragazzi, dai, fate i bravi, fate i bravi. Noi non sequestriamo l'ospite. È stato molto carino, sicuramente lo ritornerà se con noi. Se servono 10 minuti in più, no, vai no, ormai. No. Ho detto chiudiamo le domande. Ma le domande è, chiudiamo. Io sono ferreo come i nostri mod che bannano gente. Bravi. Allora, domanda conclusiva, Gianluca. Che è quella che facciamo un po' a tutti sul mondo del doppiaggio, è uno o più aspetti del mondo del doppiaggio che tu cambieresti, che dici a me questo aspetto non piace proprio, che ti piacerebbe fossero diversi, uno o più a tua discrezione. Sicuramente non mi piace il fatto che, e questo mi tocca in prima persona, troppo spesso sento il refrain di non sei una voce che abitualmente fa cinema e quindi anche se il direttore ti sceglie vieni cambiato dal cliente senza una motivazione artistica reale. Questa è una cosa che mi dispiace moltissimo. Credo che ci siano tantissimi doppiatori eccezionali che meriterebbero di fare molto 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 più cinema. E non sto parlando del sottoscritto, parlo in generale, vedo troppo spesso delle distribuzioni troppo simili e a me è toccato in particolar modo, senza fare nomi o personaggi in questo caso, però di venire sostituito, anche se il direttore mi aveva scelto, che dovrebbe essere quello a cui spetta l'ultima parola, perché non sono uno che abitualmente fa cinema. E a questo mi allaccio, sono soltanto 3 anni e mezzo e faccio il direttore, quindi lungi da me voler cambiare le cose o voler insegnare qualcosa a qualcuno, però credo che si debba ritornare molto di più a responsabilizzare il direttore, a dargli la possibilità di scegliersi fino in fondo la squadra con cui deve lavorare e a potersi scegliere fino in fondo gli attori che vuole all'Egio. Ci deve essere un po' meno controllo in questo senso. Il direttore è il regista del doppiaggio, è quello che alla fine firma il lavoro e che approva dalla prima all'ultima parola che viene recitata, il modo in cui viene recitato, e è giusto che si scelga lui le persone. Se c'è bisogno di fare dei provini si fanno i provini su parte, ma deve essere il direttore a scegliere. Secondo me bisogna tornare un po' a quella che era un tempo la responsabilizzazione, e questo vale per tutti gli ambienti, per tutte le categorie del lavoro, anche degli adattatori. Basta adattamenti che fanno cacare in sala, non se ne può più. L'adattamento è una cosa seria, va fatto bene, e il direttore si deve anche poter scegliere gli adattatori e prendersi la responsabilità anche di sbagliare. Però ci sono delle cose che vanno migliorate. L'adattamento è importante, è una cosa che si può improvvisare ancora meno rispetto all'Egio. Se c'hai un buon adattamento che funziona in sala, il turno scivola molto più velocemente e soprattutto ne gode tantissimo l'utente alla fine in televisione. Ok, quindi questa... questi sono due aspetti che mi premono moltissimo. Perfetto. Ragazzi, fatemi salutare Spanky, che si è connessa adesso, una nostra VIP. C'è un commento bellissimo. Ed ha scritto, a parte che ha scritto viva il saluto finale, lo becco, poi recupero la live. Sì, recuperala, perché ci siamo fatti tante risate, abbiamo passato 2 belle ore, Gianluca è stato molto simpatico, ma ci ha detto anche cose molto molto interessanti, quindi la devi recuperare. E ha anche scritto, ragazzi, questo ragazzo è il top del top, gli avrei voluto fare 1 milione di domande... ma oggi, proprio oggi, avevo lo spettacolo, Dio santissimo, non me lo perdonerò mai, lo amo. Questo ha detto dalla nostra Spanky. Quindi... grazie Spanky, se mi rinvitano io ti aspetto. Volentieri. Se mi chiedono a me la disponibilità, chiedete la Spanky. Guarda che sei libero, libera tu. Diciamo a Gianluca e facciamo un'altra diretta e ci può fare tutte le domande. Va bene. Sappi, Spanky, che Gianluca ha fatto un'affermazione molto pericolosa, ossia si è reso disponibile a essere di nuovo qui con noi in live. Quindi... Andrea, facci un rutto così a caso, ma perché? Andrea, te lo chiedono. Te lo chiedono, Andrea, fai un rutto. Non so farli, a comando. Sì, bugiardo. Neanch'io. No, vero. Imbottisci di Coca-Cola e fai un rutto. Sì, ma c'hai la Pepsi lì accanto. Butta è giù vero. Di vero. Dai, su, Andrea. E anche il mezzo. No, ragazzi,
Allora, mi prendo la responsabilità. Se Andrea rutta in diretta, lo faccio anch'io. Andrea, dai, fai questo rutto. Beviti quella dai, cosa. Beviti un gozzo. Sta facendo? Sì, ragazzi. Attenzione che... Vai, Andrea, siamo tutti con te. Ancora, ancora. Peggio del... Meglio di quando gioca l'Italia, Andrea. C'è una responsabilità. L'ha fatta. Vabbè, però era un... Beh... Ma lo hai fatto. L'hai fatto uscendo dalla camera così? Ti sei vergognato? No, c'è il microfono. Perché se non si metteva vicino non si sentiva. Ma quindi mi confermate che l'ha fatto davvero? Sì. Io ho sentito un adesso non so che era, però sembrerebbe di sì, ragazzi. Se continuo a berla a questa rapidità vomito, però se vuoi... Mannaggia, se ci avessi un po' di Fanta. Cioè, se vuoi posso vomitare anche in live, però nel senso... Beh, forse lo share aumenta, quindi se vuoi provarci... Ok, proviamo. Vai Andrea, vai. Vabbè, no, l'ha fatto, quindi adesso Gianluca ce l'ha promesso. Sta bevendo anche l'Orna, attenzione. Vabbè, ma lei è acqua. E non è neanche frizzante. Dai, però l'Orna, per non far sentire a disagio Gianluca che adesso deve fare un rutto, anche te dovresti farlo. Lo so, però io non riesco a farli a comando, quindi mi devono proprio venire da dentro, capisci? Deve essere decore. Facciamo così, veramente, lo faccio per promessa mantenuta, Andrea è stato bravo, però mi tapperò gli occhi. Va bene, va bene. Mi vergogno talmente tanto di farlo. No? Cioè, mia madre, se sta guardando la trasmissione, mi rimprovererà tantissimo per questa cosa. Lo faccio perché mantengo sempre le promesse. Giusto, voi non giusto. Però voi magari non mi guardate, giratevi dall'altra parte. Ragazzi, fate una clip così rimarrà in eterno sul web. No, io non ho detto niente, Gianluca. No. Mamma mia, ragazzi. Ma è fantastico sta cosa. Fantastico veramente. Cioè, sembra vero, ragazzi, è impressionante. No, è vero, io riesco a mandare giù l'aria per farla trasformare in un rutto vero e proprio. Che figata. Comando così, cioè. È stato anche richiamino, è stata una doppietta. Sì, sì. Complimenti, sì, complimenti. Una cosa di cui andare molto molto fiero, se mio figlio sta vedendo la diretta sono rovinato. Perché... No, ma infatti prima ti dicevano, magari in Scary Movie 4 hai fatto un rutto. Può darsi. Questo è molto 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 probabile. Però ragazzi è un talento. È uscita la clip che ho scritto burp. 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 Rutto 9 epico. Questo l'ha chiamato Rutto 9 invece di Rutto 6. Epico. Perché Rutto 6 è di Lorna. Esatto. L'etere sarà la mia rovina, ragazzi. Fantastico, fantastico. Dai, ragazzi, non sequestriamo Gianluca. Allora, io questa sera voglio ringraziare, come al solito, i nostri mod, che sono stati molto bravi, hanno mantenuto la chat cordiale e educata, quindi bravi mod. Saluto tutti voi che avete seguito la live fino in fondo, ringrazio gli streamer, ma ringrazio soprattutto Gianluca questa sera per essere stato qui con noi, ci siamo divertiti un sacco e speriamo che ti sei trovato bene. Ragazzi, io ringrazio voi, io mi sono divertito tantissimo, io poi non ne faccio spesso di queste cose e devo dire che con voi è stata una bellissima esperienza, fighissimo. Ha funzionato tutto tranne quando si è bloccato tutto perché Lorna ci ha fatto vedere quell'immagine terribile di Mr. Fenos. Però insomma, a parte non è un modo di dire, cioè se vi va ci rivediamo presto senza problemi, basta che non è dal 7 al 23 agosto, in quei 16 giorni mi sembra anche giusto, stacco la spina, ma prima o dopo senza problemi, quando vorrete, è un piacere per me. Io mi permetto al volo di fare proprio 3-4 saluti volanti, ringrazio, ne ho parlato poco, però insomma i miei timeless meravigliosi, la mia band con Marco Di Vizia, Ernesto Perna, finalmente dopo mesi uscito dal Covid, Alessandro Vedovini, Gianni Romani, Anna La Viola, tra una ventina di giorni, tanto lo vedrete sulle pagine e sui vari social nostri, torniamo sul palco presumibilmente dei Ruderi, non vediamo l'ora anche perché mi mancano tanto. È un'altra bella famiglia quella, però ovviamente saluto Perla, saluto Valerio, mio figlio, l'amore della mia vita, la mia compagna credo sia già andata da un po', anzi ne sono abbastanza certo, e la mia famiglia, a parte i fratelli, mamma, che mamma sta vedendo tantissimo tutto questo, perché ha detto ti seguo stasera, ti voglio vedere. Nicoletta, amica mia, che sta seguendo tutta la diretta, mi ci ha anche scritto, sei fantastico. Fantastico, fantastico, salutiamo la mamma e Nicoletta, allora anche noi. Gabriele G,
che tanto ci rivedremo, e ci tengo tantissimo a salutare la mia piccola famiglia di amici, Pietro Ramacciato, Claudio Marsicola, Alessio Celsa, che sono i miei fratellini e anche i miei soci della Viv Production. Andate sul sito www.vivproduction.it, c'è un po' di tutto, se no sui vari social, Viv _ Production, ma ha detto Andrea perché io manco me ne raccordo. E veniteci a trovare, vale, questo vale ovviamente per chi ci ascolta, vale per voi tre, aspetto in sede, venite. Io il sabato, a parte il prossimo che me ne vo 4 giorni di vacanza, che so 3 mesi e mi fermo un giorno, e il sabato sono sempre a studio, quindi vi aspetto, ci prendiamo il caffè, ci conosciamo, se buttiamo pure alle Gio, incidiamo un po' di roba e se famo due risate. Ma sì, ma botto, sì. Mi hanno detto, hanno detto che la mia voce a citofono è particolare, quindi chi lo sa, magari nasce un qualcosa, ragazzi. Mi sento emozionato. Va bene, verremo. Siamo su un bel anime e no, vai. No, te prego, sull'anime no. Sull'anime no, te prego, guarda, faccio i rutti, ma sull'anime no. Guarda, c'ho un paio di anime per far divertire Lorna, poi ci ritorno al futuro e se divertiamo noi. Ecco, ritorno al futuro se... Dai, sì. Sì, vi prego. Ragazzi, no, grazie davvero, è stata una bellissima serata. Bene, bene, ci fa piacere anche da parte nostra, positivissima. Noi ci vediamo, ragazzi, mercoledì con il Just Man. Poi la programmazione uscita ce l'avete, prossima settimana anche 5 giorni su 7, quindi preparatevi psicologicamente e mentalmente. E vuoi fare uno spoiler, Andrea? Ti lascio così. Visto che ho sbagliato quello l'ultima volta. Visto che hai sbagliato l'ultima volta, esatto. Sì, l'ultima volta ho detto che avremmo chiuso questa settimana con un ospite che invece avremo all'inizio della prossima settimana, lunedì prossimo, che è Gino La Monica. Un'entità nel mondo del doppiaggio, ha fatto veramente tantissime tantissime cose iconiche, estremamente iconiche, tra cui, vabbè, nel mondo nerd ha fatto Thaddeus, oddio, non mi ricordo Ross, il nome. Flash Gordon, Ross, ragazzi, cioè, dell'MCU, ha fatto Flash Gordon nei film di Flash Gordon e in Ted, che è tipo assurdo, è fighissimo. Indiana Jones, Indiana Jones nell'unico film criticato della serie, però l'ha fatto. Vabbè, ma quanto quindi sei rompicoglioni, Andrea. No, devo dirlo. Perché poi c'è Luciano che poi mi bacchettano, fa esatto. Però... E facciamo un altro spoiler, martedì noi avremo due talks, martedì invece lato fumetti avremo un fumettista italiano di fama internazionale che è Giuseppe Camuncoli, che per chi non lo conoscesse ha lavorato su Superior Spider-Man, ha lavorato su Batman, ha lavorato su tantissime cose. Quindi, ragazzi, ci vediamo mercoledì, ma con un occhio al futuro, che ci aspettano tante cose belle, e poi sicuramente rinviteremo Gianluca, perché non ti libererai di noi, quindi ormai abbiamo una diretta dove tu testimoni che sarai presente un'altra volta. Andrea c'ha pure il numero di telefono, non lo scappo. Ormai. Quando volete, io ringrazio te, man, Andrea, Lorna, è stato veramente molto divertente. Ringrazio e saluto tutti i ragazzi che ci hanno seguito, che ha fatto domande, chi non c'è riuscito lo faremo la prossima volta. Sì, chi è stato con noi anche solo per un minuto e ci ha fatto compagnia. Giusto. E noi l'abbiamo fatto a loro. Grazie davvero a tutti quanti, è stato molto molto figo. Grande, quindi ricordiamo l'ultima cosa, punto esclamativo ospite, seguitelo ovunque, Gianluca su Instagram, su Facebook, guardate il sito web, rimanete aggiornati e niente ragazzi, buonanotte. Ciao. 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 Punto esclamativo Telegram.